Gentili telespettatori, benvenuti al Palasport di Darfo Boario in provincia di Brescia per questa super sfida, la finalissima del torneo UEFA che aggiudicherà un pass per il prossimo europeo, le formazioni Under 17 dell'Italia contro la Spagna in un Palasport che sta esplodendo letteralmente di pubblico e di entusiasmo. Accanto a me al commento c'è Armando Ori. Ciao Armando. Ciao Alessandro, buona serata a tutti, buona serata soprattutto al pubblico che ci segue da casa in questo evento eccezionale. All'inizio dell'anno abbiamo già questo evento formidabile che timbra il 2023. Lasciamo spazio agli inni nazionali partendo ovviamente da quello della Spagna. E si caricano gli azzurri in campo, la formazione Under 17 allenata da Monica Cresta. Allora partiamo con le formazioni, con la Spagna in cui c'è una sorpresa perché giocherà il numero 14 Kunda al posto di Rejon, che è stato fin qui la banda titolare del coach Fredison Mosquera. La Spagna scende in campo con la diagonale composta da Gomez, il numero 10, e l'opposto, il numero 13, Quesada. Le bande sono appunto Kunda e Garcia, i centrali Nadal e Amoros, e il libero è il numero 2, Barras. Allena la squadra appunto Fredison Mosquera.
L'Italia invece scende con la formazione tipo, nonostante un qualche passaggio a vuoto ieri di Colaci, numero 5, il buonissimo innesto di Boschini. Dicevamo l'Italia che scende con il regista in campo, con il regista numero 8 Porro, incrociato al numero 5 Colaci. Cremoni il capitano e Bertoncello, ieri grandissimo protagonista della sfida vinta contro la Germania, a banda. I centrali sono Zara e Benacchio e il libero è il numero 14 Andrea Gianni, coach Monica Cresta. Allora Armando, subito una sorpresa per la Spagna che scende con una banda che non aveva ancora esordito questa, in questa rassegna. Cosa ti aspetti? Pensi pretattica? Pensi sia una soluzione dovuta a qualche infortunio? Cosa c'è da aspettare? Secondo me è una pretattica, vedremo l'evento, il proseguo della partita. Ho visto una cosa bellissima, sventolare i colori, sventolare e alzare i palloncini tricolori. Ricordo tutti quanti che oggi è la giornata del tricolore, per cui onore, onore e omaggio bandiera. Alla bandiera, onestamente. La nostra bandiera. Qua davvero ad Arfo Boario la situazione tra, sugli spalti è veramente esaltante, c'è veramente un pubblico incredibile, addirittura persone che sono quasi arrampicate sui muri, tanto per dire, ma veramente una cornice eccezionale considerato che è un torneo di giovanili. Esatto, parlavi prima della formazione, l'Italia si conferma con Porro in P3, diciamo che in questo caso qui sacrifica l'attacco 3, se poi trova però la pike con Bertoncello c'è musica per tutti, veramente. Bertoncello che ieri ha veramente scardinato in tutti i sensi la difesa tedesca, che ricordiamo ha perso anche la finalina del terzo posto contro la Francia, grande delusa di questo torneo perché fin dall'inizio si pensava che l'Italia avrebbe sfidato la Germania, invece grande sorpresa questa Spagna che veramente si sta dimostrando l'outsider di questo torneo e che si mette in mostra per una grande difesa. Armando, l'avevo già scritta nelle mie previsioni, il Nostradamus ha sbagliato questa volta. Diciamo che ieri il capitano Duclos ha toppato la partita, si è lasciato prendere dal nervosismo, molte volte abbiamo visto l'allenatore rincuorarlo, addirittura l'ha sostituito per due cambi, roba del genere, però ha tirato a terra tutto il morale della squadra, si è trascinato dietro la squadra nel suo baratro. Benissimo la Spagna che, come ha dimostrato con l'Italia, non perde mai la grinta, non perde mai la voglia di recuperare palloni, si disperano, si buttano in terra, roba del genere, hanno una difesa veramente eccezionale. Come hai accennato tu, la Spagna era nella pula con l'Italia, partita d'esordio per l'Italia vinta 3-2 in maniera molto sofferta, ma adesso va in battuta Bertoncello, grande protagonista della sfida di ieri, appunto la semifinale contro la Germania. Vedremo se anche oggi riuscirà a confermare la prestazione di ieri. Spagna, come dicevi anche tu, sorpresa ma grande tenacia in difesa, sarà forse questa la tattica della Spagna di sfinire un po' l'Italia. Non può fare altro, d'altronde noi non dobbiamo aver fretta di vincere, facciamo una partita ragionata, la partita che di solito fa Colaci perfezionando i tiri e andando a segno. Al servizio c'è Bertoncello ai 9 metri, purtroppo la sua battuta iniziale, ci sarà sicuramente, Armando, anche un po' di fattore emotivo da considerare, si tratta di una finale importante, chi vince questo torneo va direttamente agli europei, poi ci saranno anche delle fasi ulteriori per chi non passerà appunto in questa rassegna. Ricordiamo gli arbitri sono Marcus Grieber della Germania, primo arbitro, e Riccardo Ferreira, il portoghese, secondo arbitro. Adesso è il turno della Spagna al servizio. Risponde bene Gianni in ricezione, subito Cremoni che riesce a giocare bene sulle mani del muro, Cremoni subito si fa sentire, Armando. Ottima l'intesa col palleggio, veramente eccezionale, ha messo su sto pallone qua per dare la carica ai suoi, cominciamo bene, sicuramente sentiranno la partita i ragazzi perché una finale è sempre una finale che ti porta poi in avanti nel proseguo del cammino, però ecco... Vediamo cosa succederà, Benacchio al servizio, intanto salto float la sua... l'azione in attacco della Spagna che trova il muro difensivo dell'Italia, ancora qualche imprecisione per gli azzurrini, come dicevamo adesso sicuramente all'inizio la partita sarà punto a punto, ecco, sarà difficile aspettarsi una fuga iniziale. Dobbiamo scioglierci, dobbiamo trovare la nostra calma, dobbiamo trovare il nostro equilibrio delle postazioni e qui era per esempio leggermente staccato il muro, va bene. Tanto al servizio il centrale Amoros, il numero 5, la sua flottante, la ricezione buona di Bertoncello, Zara al centro, mette giù il pallone, il primo tempo di Porro e subito
anche Zara che ieri è stato tra i più positivi in attacco, Armando, al centro tante soluzioni anche per Porro. È vero, questa è l'intesa della nostra squadra, ecco che ora abbiamo Porro al servizio. Porro va dai 9 metri ancora fuori dal suo pallone, l'Italia in questo momento deve un po' calibrare il servizio, c'è come dicevamo sicuramente un po' di tensione. Il numero 14 adesso della Spagna, Kunda, la sorpresa di giornata, la sua battuta al salto, va Kunda, Cremoni riesce a ricevere in palleggio, l'attacco di Colaci in pallonetto, la ricezione ancora di Porro, adesso l'alzata in bagger di Gianni, che però non sortisce rifiutate e appunto punto per la Spagna che si porta sul 4-2. Cremoni non trova il bersaglio, vabbè, però siamo ancora ai primi punti, anche la battuta di Porro fuori, ma se non le forze adesso dopo gestire. Ancora Kunda al servizio, Porro la alza per Cremoni che cerca di metterla giù ma non ci riesce, il libero della Spagna che non riesce a poggiarla al meglio, quindi l'attacco della Spagna non va a vuoto e l'Italia accorcia le distanze sul 4-3 per la Spagna. Di solito ieri Rejon ha fatto una partitissima, è quello che ha accumulato più tanti punti e per fortuna diciamo per noi, sono un po' antisportivo però ha sbagliato. Cremoni dai 9 metri, vedremo se riuscirà a mettere giù col suo braccio la palla a terra, insidiosa la sua battuta, riceve bene il numero 15 della Spagna, adesso l'attacco laterale del numero 9, Rejon appunto, che era colui che poi è subentrato perché non era prevista la sua partenza. Rejon adesso ancora il servizio della Spagna, bene la ricezione di Bertoncello, qualche imprecisione sotto rete, Porro riesce a mandarla di là in qualche modo, ancora Kunda che riesce a metterla a terra. Spagna che è partita bene, Armando. Cremoni è partito un pochettino largo su questa difesa qua, d'altronde niente, dovremmo soffrire, ma con la Spagna ci portiamo dietro un po' di tensione della prima partita e dobbiamo reagire. Come dicevo poco fa non era chiaramente Rejon che non era previsto, ma era Kunda, invece Rejon è titolare della squadra che adesso è al servizio, la bella ricezione di Bertoncello, Zala prova ad attaccare al centro ma nulla da fare per lui, la palla è una free ball per l'Italia, ancora Porro che dialoga con Colaci e stavolta gli azzurrini riescono a ottenere il punto, resta lì in scia l'Italia in questo momento, la Spagna è partita bene, sicura e ci sarà da soffrire come dicevamo. Riconfermo quanto ho detto su Colaci, millimetrico, quasi orafo. Zara dai 9 metri, la sua battuta salto float, l'attacco impressionante del numero 3 di Nadal, che come il suo omonimo tennista possiede un braccio interessante. Sono anche oggi alcune omonimie curiose, Kunda che è l'omonimo dell'argentino Kunda che giocò in Italia in tanti anni, Brescia, Forlì, con un passato importante in massima serie. Adesso è Nadal l'autore dell'ultimo punto, andare al servizio, la bella ricezione di Cremoni, cerca di servire in qualche modo Colaci, Porro, adesso ancora Kunda che riesce a alzare la palla in qualche modo anche lui, un po' di difficoltà nella costruzione di entrambe le squadre, adesso il bel muro 3 Bertoncello protagonista, anche ieri Bertoncello in questo fondamentale si era contraddistinto, aveva messo a terra diversi punti contro la Germania, adesso Colaci che tu hai chiamato un po' il chirurgo della squadra, no? Non è tanto il mattatore ma più colui che gioca di precisione, ama giocare sulle mani del muro, adesso il suo servizio insidioso che tocca la nastro, la Spagna ancora riesce a sfruttare un'imprecisione al muro e toccare le mani del muro con Garcia è andato a segno con Garcia, sì. Siamo sotto i 3 punti ma Gomez, il capitano della Spagna, al palleggio, il suo servizio, riceve bene Gianni, adesso l'attacco di Bertoncello, prova a sfondare il muro iberico ma nulla da fare, ancora adesso sembrava fuori misura l'attacco di
di Garcia è fuori misura, ma è... subito hanno chiamato i giudici di linea hanno subito alzato la bandierina e le fuori. Hanno chiamato un tocco del muro, sembrava veramente un fischio, un fischione come si suol dire. Ci hanno provato giustamente. Bertoncello al servizio, la sua battuta bellissima, bellissima Bertoncello Ace, e speriamo che sia il preludio di una partenza a mille anche per lui sulla scia di quanto fatto vedere ieri contro la Germania. Bertoncello, veramente l'uomo partita ieri, Armando. L'ho detto prima, ormai lo continuiamo a ripetere, sempre aver registrato un nastro, però quando uno li merita i complimenti bisogna farglieli. Gomez in altata per Garcia, nulla da fare, il libero spagnolo riesce a tirarlasu in qualche modo, e c'è un po' di indecisione da parte di Kunda. Ha chiuso troppo l'attacco, non poteva, la palla è andata addirittura a metà rete. Per ha cui... tentato la soluzione in diagonale, nulla da fare. L'Italia si porta in parità. E ancora Bertoncello che sta sfruttando al meglio la sua, il suo turno in battuta. Però sbaglia. Anche ieri abbiamo visto tanti errori del servizio. Sicuramente è un sintomo della tensione, del peso che hanno queste partite per questi ragazzi. E ricordiamo, hanno anche l'onore di giocare sotto gli occhi di Julio Velasco, il responsabile del settore giovanile della nazionale, con Angelino Frigoni al suo fianco. Julio Velasco che osserva e dà consigli a questi giovanissimi. Adesso un grande recupero della Spagna che dimostra di avere grandi attitudini difensiva. Cremoni riesce a metterla giù sfruttando le mani del muro. Lo sapevamo, la Spagna cercherà di far mettere sul piatto il suo spirito difensivo da Latinos. La Spagna da zona copre molto bene a muro. Benacchio, la ricezione, adesso l'attacco di Kunda, riesce a sfruttare bene le mani del muro, block out, palla fuori dopo il tocco del muro italiano, e quindi... Abbiamo recuperato un gap di 3 punti, per cui siamo lì a un punto, non ci preoccupa. Siamo in una situazione di equilibrio, di studio, come immaginavamo. Non sarà certamente questo il momento in cui si decideranno le sorti del match. Intanto la bella ricezione in seconda linea, adesso l'attacco calibrato di Cremoni, che dimostra con questo tocco, Armando, di essere un giocatore anche molto intelligente. Moltissimo, perché ha visto il buco in posto 1, ci ha mandato la palla in una perfezione incredibile, veramente grande, veramente grande. A servizio Capitan Porro, Simone Porro, ricordiamo, fratello del Porro che gioca a Milano in Superlega, quindi una questione di famiglia la pallavolo, una questione genetica. Adesso l'Italia copre bene a muro, ancora la Spagna con il numero 9, ma c'è bel recupero dell'Italia. C'è un po' di confusione in questa fase e Kunda ne approfitta sfruttando ancora le mani del muro. Porro ha recuperato una palla col piede incredibile, parlavi di gene familiare, sono 3 i fratelli che giocano a pallavolo. Esatto, sì, sono cresciuti a Pesto e pallavolo, perché sono tutti e 3 genovesi. Esattamente. Kunda ancora su servizio, fuori misura per fortuna per gli azzurrini, 11 pari. Vedremo se Monica Cresta anche oggi potrà contare sull'apporto delle seconde linee, che ieri hanno risposto molto bene, Armando, sia Zlatanov che Boschini sono entrati molto bene. Sono entrati molto bene subito in partita, una partita che non aveva la tensione di questo momento qua, però ecco. Considerato che sarà molto probabilmente adesso un errore in fase di costruzione, Bertoncello manda la palla in rete, dicevo, essendo una partita che presumibilmente potrebbe andare anche per le lunghe, sarà bene avere la possibilità di contare anche sulle seconde linee. Bertoncello si è trovato completamente dietro il pallone, fuori tempo per poter, ha gestito al meglio ma non ce la poteva fare. Adesso al servizio il numero 9 Rehon, servizio fuori misura, tentato battuta salto spin cercando l'esterno del campo ma non gli è riuscita, e quindi torna in battuta l'Italia con Zara. Questa battuta calibrata che ieri ha messo in difficoltà la ricezione tedesca, adesso l'attacco di Kunda, che sta facendo davvero bene in questo momento, Armando. Ci sta facendo male Kunda, ci sta facendo male, anche perché in questo momento Bertoncello era purtroppo distaccato dall'asta, per cui ha lasciato troppo spazio per passare al pallone, non ha potuto approfittare delle sue mani a muro. Il centrale Nadal adesso
è il suo turno in battuta. Vedremo una scelta calibrata per mettere in difficoltà Gianni, che però riceve bene l'attacco al centro di Benacchio, e questa volta l'asse Porro Benacchio funziona bene. Si è fatto vedere, continuiamo così. Abbiamo l'attacco a due e dai. Colacci dai 9 metri, l'opposto italiano. Vedremo perché, per quale opzione la sua, ancora un errore dai 9 metri. Adesso non ho sotto mano il conteggio degli errori al servizio, forse tu Armando vedo che ti stai prendendo appunti. 4 se non ne ho sbagliato qualcuno. Siamo già a 4 errori per l'Italia, questo è fondamentale, è un dato importante perché sbagliare tanti servizi spesso è fatale. Ma speriamo non sia così. Il palleggio della Spagna, Gomez, il suo servizio, Porro apre per Bertoncello, Bertoncello adesso non sbaglia dopo un errore precedente con la palla finita in rete, questa volta riesce a mettere giù la palla nel modo migliore. Bertoncello si porta al servizio, ci aspettiamo grandi cose da lui oggi e il pubblico lo incita più non posso, perché ieri è stato veramente decisivo nella sfida contro la Germania. Adesso ancora una volta, stavolta Garcia, sì. Garcia riesce a sfruttare bene le mani del muro, in questo momento il muro azzurro che è un po' forse da rivedere in termini. È passato sul sinistro del braccio di Cremoni e di velocità, sì. Stanno su quel lato del campo, ci stanno mettendo in grossa difficoltà gli spagnoli. La partita resta in sostanziale equilibrio, la Spagna avanti di un punto, 15-14 per le Furie Rosse. Adesso ancora Garcia al servizio, riceve bene Gianni, Porro apre per Colacci, ma la palla non va a terra, non vuole sapere di andare a terra. Adesso è una free ball per l'Italia che può ricostruire con Porro, apre per Cremoni, ma veramente la Spagna indomita in difesa, anche questa difesa incredibile, riesce a tenere la palla viva. Gianni per Porro, arriva dalla seconda linea in qualche modo Bertoncello. C'è un'invasione per fortuna, perché Bertoncello non era stato ottimo nell'esecuzione, ma anche in questo caso Armando, Spagna veramente indomabile in difesa. L'ho detto prima all'inizio, prima dell'incontro, ma frutto delle altre partite precedenti, hanno una difesa, una copertura, un muro eccezionale, veramente fare complimenti all'allenatore per questa grande equilibrio in questa fase centrale del match. Gomez apre in qualche modo, ancora una free ball per l'Italia, un po' di disattenzione per la Spagna in fase di costruzione. Cremoni che però questa volta prende un monster block da Kunda, che effettivamente in questo set sta facendo capire perché Moschera l'ha scelto. Ha stampato sul muro, muro piazzato, ha letto bene la possibilità di attacco dell'Italia e ha preteso forse un po' troppo, doveva spingere più che altro più alto la palla per cercare le mani alte del muro. Al servizio Amoros, l'altro centrale, la buona ricezione di Bertoncello, lo scambio tra Porro e Zara che però non sortisce effetti, ancora in qualche modo la Spagna prova a passare ma non ce la fa, l'attacco di Reon per fortuna. E il muro di Zara. E il muro di Zara, sì. Attacco di Reon non precisissimo, Zara ne ha approfittato e ha messo la palla a terra. Un'occhiata ancora al punteggio, 16 pari, veramente. 16 pari è un grandissimo equilibrio in questo primo set, c'era da aspettarselo. Ora il servizio di Porro, che anche lui ha messo in mostra tante opzioni al servizio, un errore tradizionale questo un po' del muro italiano, molto esatto. Staccato dalla rete, la palla che scivola tra la rete e le braccia. Questo è un errore che sicuramente non piacerà a Monica Cresta, infatti la vediamo un po' seccata per questa imprecisione a muro. Kunda, e adesso Kunda riesce a metterla lì dove non picchia il sole, come si suol dire, nell'angolino morto, quell'angolo che si presume essere sempre un po' irraggiungibile, invece lui l'ha centrato in pieno veramente. E Monica Cresta chiama il primo time out per cercare di tenere viva l'attenzione dei suoi ragazzi. Siamo in una fase importante del set, ci accingiamo al rush finale di questa prima frazione di gioco qua a Darfo Boario Terme, lo ricordiamo, finalissima dello UEFA torneo, il torneo che stabilisce chi andrà direttamente alla fase finale degli europei di categoria. WEZA, che è l'acronimo di Western European Volleyball Zone Association, e sostanzialmente è la confederazione, la micro confederazione di nazionali dell'Europa occidentale, che chiaramente è una branca della CEV. Vediamo le squadre a ritornare in campo. Sicuramente secondo me vedo meno tensione nei ragazzi rispetto alle prime battute, sì, cioè dobbiamo giocare punto a punto
dobbiamo soffrire, non c'è niente da fare. Gli spagnoli lo sanno fare benissimo, poi noi abbiamo facciamo più fatica. Momento decisivo con Kunda al servizio, perché adesso il break è di vantaggio importante, c'è un salvataggio all'ultimo di Cremoni che si fa trovare un po' impreparato in questo caso. Kunda ne approfitta e purtroppo la Spagna va sul più 3, sfruttando le ottime capacità offensive di questo Kunda. C'è un cambio adesso, sì. Entra Zlatanov ed esce Cremoni. Zlatanov che ieri in ricezione aveva fatto molto bene, probabilmente Monica Cresta vuole puntare sulle sue capacità in fase di ricezione. Sì, è chiaro che è un lato che riceve molto bene, attacca anche molto. Ieri ha fatto una bella figura sinceramente quando è entrato. Vediamo se Kunda riuscirà a fare ancora male, stavolta Gianni riceve bene, Porro apre per Colaci, benissimo il libero Barras della Spagna. Porro intanto in bagger per Gianni, l'attacco di Colaci, ma la palla è fuori misura. Gli azzurrini chiamano un tocco a muro che non c'è. No, non c'era, perché è andata pulita via la palla. Stiamo provando l'attacco da posto 4, ma non riusciamo a... Questo numero 2 del libero della Spagna, Barras Armando, che si sta dimostrando probabilmente uno dei migliori liberi di questa rassegna. Sicuramente sì, però ecco, nasce la tradizione nazionale. Adesso si fa sentire Zlatanov anche in attacco, per fortuna. Zlatanov, figlio d'arte. Il signor Barras non è completamente d'accordo, anzi per niente d'accordo. Restano 3 le lunghezze di vantaggio della Spagna. C'è stata qualche recriminazione da parte degli spagnoli per un attacco che pareva essere al limite. Adesso Barras riceve bene, Gomez l'apertura per Rejon, la ricezione così dell'Italia, ma che tiene vivo il pallone. Porro riesce a mandare di là la sfera. Adesso l'attacco ancora Gomez per Rejon, che l'Italia, è incredibile questo salvataggio. C'è un piede di troppo. C'è stata un'invasione abbastanza plateale di Zlatanov. Diciamo che in questo momento la Spagna è partita benissimo. Bandiere spagnoli già sventolate dai numerosi tifosi della penisola iberica. Ancora a servizio ora Rejon, la buona ricezione di Gianni. Porro apre per Bertoncello, ma questa volta Bertoncello è impreciso, non ci aiuta il nastro, che la palla è rimbalzata sul nastro, per cui ha allungato il colpo Monica, del nostro attaccante. Monica Cresta intanto chiama il suo secondo time out. Insomma, Armando, cosa in questo momento la situazione è complicata per l'Italia per questo set, 22-17 per la Spagna. C'era stato un grande equilibrio fino al 16-18 per gli spagnoli, che adesso stanno certificando il loro vantaggio. Io cerco di vedere il lato positivo. Rejon è in seconda linea, per cui è al servizio, è vero che è al servizio, però è in seconda linea, per cui forse ci farà meno male. Dobbiamo fare meno male. Attenzione alla sua battuta e adesso tutte le nostre forze nel nostro attacco. Anche se c'è da dire che Gomez ha cercato spessissimo Kunda e si è fatta sentire la presenza di Kunda da quel lato. Sì, è stata proprio l'evoluzione di questa partita rispetto a tutte le altre. A servizio Rejon per la Spagna, ricezione ancora di Gianni, buona, pulita, cerca di dare a attaccare, questa volta bene l'Italia, che si riprende dopo un attimo di passaggio a vuoto. Adesso Zara al servizio, vediamo se come ieri riuscirà a mettere in difficoltà Kunda, che in realtà è segnato come dicevamo Banda, ma oggi gioca da opposto puro, quindi adesso ancora un attacco vincente della Spagna. Dicevamo Kunda che ha giocato, è sceso in campo opposto al posto di Quesada, che era l'opposto titolare delle altre partite. La difesa di Zara e Zlatanov non ha sortito effetto, si sono dati fastidio uno con l'altro e gioco facile per la Spagna, che il centrale Nadal adesso dai 9 metri insidiosa la sua battuta. Zlatanov bene, l'attacco al centro di Benacchio, la Spagna la tiene ancora, incredibile questa squadra in termini di garra. Termini a Bertoncello, per fortuna adesso fa respirare gli azzurrini. Ma è una Spagna mai doma in difesa, davvero. L'ho detto dall'inizio, coprono molto bene il muro, difendono altrettanto bene, e quando c'è in attacco il numero 9, Rejon,
adesso con i soci verdi. Adesso Colacci dai 9 metri è importante, purtroppo sbaglia il servizio, dicevo sarebbe importante quantomeno finire bene questo set. Secondo errore personale al servizio di Colacci, come due ne fatti anche per Toncello, per cercare di demoralizzare un pochino la Spagna, che in questo primo set ha fatto davvero bene, 24-19. Adesso mischia ancora le carte, in qualche modo entra il secondo palleggio Arghilagos e il numero uno Boschini al posto di Colacci, quindi la diagonale sostituita in toto da Monica Cresta. Il servizio del capitano della Spagna Gomez, vediamo se in queste poche battute riusciranno a dire la loro anche Boschini e Arghilagos. Il servizio della Spagna, riceve bene Gianni Arghilagos, cerca di aprire subito per Boschini e buono il suo attacco, per fortuna un punto che ci voleva questo punto qua per dare conforto a tutta la squadra, riprendere macinare il gioco, anche se siamo al 24-20. Ancora annullato il primo set, ancora un set point per la Spagna. Adesso Bertoncello, servizio, ennesimo servizio errato da parte degli azzurrini. Ne approfitta la Spagna, 25-20 primo parziale. Il tuo commento, Armando? Abbiamo sbagliato tanto al servizio, io ne ho contati 3, 2, 5, 1, 6 su 25, ti lascio fare te i conti. Ho visto poco Muro Porro in questa occasione qua, forse non ha avuto neanche la possibilità di sfruttare le sue qualità, e non so se posso esprimermi, forse abbiamo aspettato un punto di troppo fare il cambio di diagonale. Ci prendiamo qualche istante di pausa e ci rivediamo tra pochissimo per il secondo set di Italia-Spagna. Torniamo in diretta qua dal Palasport di Darfo Boario Terme per il secondo set di Italia-Spagna. Il primo l'ha vinto la Spagna per 25-20, confermando quanto di buono ha fatto vedere in questa rassegna fin dall'inizio, fin dalla sconfitta, pur essendo sconfitta contro l'Italia per 3-2, ma poi ieri la grande vittoria della Spagna contro la Francia, che era una delle favorite. Sembrava a inizio torneo che la finale designata dovesse essere Italia-Francia, invece la Spagna ha sorpreso, ma da quanto vediamo oggi ha ragion veduta. Allora, ieri sera la Spagna ha gestito molto bene la tensione, cosa che invece non ha fatto la Francia. Il capitano è andato su tutte le furie, è stato rincuorato più volte dal suo allenatore, finché è stato costretto l'allenatore a cambiarlo, e si è meritata questa finale, diciamo, la Spagna. I sestetti sono confermati nonostante le sostituzioni di fine set del primo parziale. Adesso subito Gianni cerca di innescare l'azione, Cremoni in pallonetto, bene Cremoni che sta optando, Armando, per alcune soluzioni più di furbizia che di potenza. Bisogna sfruttare anche la tattica e la furbizia, l'intelligenza a questo punto, bisogna dirlo, perché è una partita che non si vince di forza, questo qui secondo me, ma si vince di tattica e di intelligenza. Benacchio dai 9 metri, il centrale azzurro, il suo servizio, cerca ancora la precisione, ma il canovaccio purtroppo
degli errori dai 9 metri continua. Chissà se Monica Cresta avrà detto qualcosa riguardo i suoi ragazzi, sicuramente serve maggior precisione. Adesso al turno di servizio tocca a Garcia, la banda che corre on, forma gli attacchi laterali, adesso l'attacco di Cremoni, benissimo, e questa volta Cremoni va a tutto braccio. A tutto braccio questa volta, mi smentisce e sono contento che mi abbia smentito perché ho usato la forza. Inizialmente a guardare il campo dove c'era la possibilità di far scendere il pallone. Al servizio Capitan Porro, bene la sua battuta insidiosa che tocca il nastro, l'apertura di Gomez per Kunda, la palla resta lì al limite, Cremoni che cerca di metterla giù ma Barras ancora una volta respinge l'attacco, ancora Barras, incredibile questo giocatore. Cerca Colace adesso Porro, l'attacco di Cremoni, ma abbiamo visto che veramente Barras è un ira di Dio in difesa. Non ce l'aspettavamo perché non l'abbiamo conosciuto, diciamo, no, non l'abbiamo conosciuto bene nelle altre partite, per cui in partenza praticamente il signor Moschera non l'ha mai schierato, per cui ha studiato le partite e ha fatto questa scelta. Bene l'Italia che si porta sul 3-1, adesso ancora Porro, vediamo se riuscirà a mettere in difficoltà, così è appunto la ricezione difficoltosa della Spagna, ancora all'attacco con Kunda, il solito Kunda, dall'altra parte Cremoni, ma stavolta nonostante uno sguardo di Cremoni a Zibber a chiedere dimmi che è ancora buona, che è valida, che c'è stato il tocco, Zibber ha detto no, palla fuori e non di poco. Amoros, il centrale spagnolo al servizio, l'ennesima buona ricezione di Gianni che apre per Porro, Zara in qualche modo, forse Gianni qua poteva lasciarla ma decide di tenerla in campo e stavolta Colacci. Gianni ha fatto una scelta sofferta, ma d'altronde se nessuno gliela chiama fuori è obbligato il libero andare a prendere questa palla qua. Assolutamente. Ha fatto bene e ci ha portato punti. Siamo 4-2. E bene anche Colacci in questo caso che è riuscito a metterla giù bene e stavolta di potenza. Cremoni tocca il nastro. Rejon per Gomez, l'attacco al centro di Nadal, nulla da fare. Ancora Bertoncello, l'attacco di Kunda stavolta che va a buon fine. La cosa che impressiona di questi giovanissimi è la velocità di gioco, la reattività, ovviamente la giovane età fa tanto a questi livelli. Ha scelto la parallela come attacco ed è stata vincente questa volta. Consideriamo che questi ragazzi hanno giocato davvero già diverse partite nel corso di questi pochissimi giorni di rassegna qua a Darfo Boario. L'attacco adesso di Bertoncello che va a buon fine e l'Italia tiene il break di vantaggio. Buona questa occasione qua, ricordo ancora che in questo momento l'Italia gioca a favore del pubblico e questo abbiamo visto tante volte quanto influisce sul rendimento dei nostri ragazzi. Assolutamente sì, adesso Zara al servizio, la sua battuta di precisione, Porro cerca di aprire per Colacci, vediamo se Colacci riesce a mettere la terra, c'è la buona ricezione di Kunda, Rejon e c'è il muro adesso di Benacchio, grande muro di Benacchio che fa capire a Rejon che non c'è da scherzare dalle sue parti. Benacchio e Zara che lo dicevamo prima, a volte peccano un po' in fase di vicinanza alla rete, ma questa volta ottimo il loro muro. Gomez, l'apertura per Kunda che però sbaglia tutto stavolta. È forse la prima volta che vediamo Kunda sbagliare stasera. Un errore madornale tra l'altro perché ha fatto un palleggio e l'ha messa lì a metà rete. E infatti adesso Moschera chiama il time out, Italia più 4, bene così. Obbligato Moschera in questo per smorzare l'entusiasmo degli italiani che sta crescendo di punto in punto, come deve essere, come deve essere. Abbiamo lasciato a casa, abbiamo lasciato nell'altro campo la tensione che ci ha accompagnato nei primi momenti del set, ci ha riconquistato nel momento di parità, ma ora stiamo andando sciolti, le cose quando siamo sciolti escono bene come tutte le squadre di pallavolo. Assolutamente sì, è così Armando, sicuramente sta crescendo molto anche la linea di ricezione con Gianni che serve bene Porro e questo porta
a dei risultati ottimali. Abbiamo visto anche un bell'attacco di Colacci di potenza poco fa. Lui, che come tu dicevi è più un chirurgo, è riuscito anche a esprimersi in termini di potenza. Adesso Zara, che anche ieri è riuscito a fare molto bene al servizio. Zara al servizio, la ricezione così così della Spagna, Gomez apre per Reon e c'è un altro muro di Benacchio, il secondo consecutivo, e l'Italia in questo momento si carica. Bello abbraccio degli azzurri in centrocampo per scuotersi, per togliersi subito di dosso la delusione per il primo set vinto dalla Spagna. Una grande carica che ci porterà veramente avanti, dobbiamo gestire senza voler strafare, però è il nostro momento migliore. Abbiamo l'attacco a tre, il migliore che possiamo creare in questo momento. Lo dicevamo, Zara anche ieri contro la Germania, ottimi turni di battuta, e anche stasera sta mettendo in difficoltà la ricezione spagnola, non un granché quella di Garcia poco fa. Adesso vediamo se sarà ancora Garcia l'obiettivo di Zara, ma sbaglia. Forse erano quelle le intenzioni, ma il braccio ha esagerato, la palla è fuori, la battuta torna agli spagnoli con Rejón. In questo momento la Spagna cerca di scuotersi dopo un'ottima partenza dell'Italia. La ricezione azzurra, l'attacco al centro di Benacchio, la difesa degli spagnoli in qualche modo questa volta però non riesce. Se fosse riuscita anche questa penso sarebbe venuto giù, no, l'aspetto. E qui un po' si arrampicava sulla spalliera, ma sappiamo che sarebbe fallo però. Adesso Colacci, è il suo turno. Dai 9 metri l'Italia tiene i 5 punti di vantaggio sulla Spagna. Vedremo che scelta farà Colacci, cerca la potenza, manca la precisione, ma Barras non ne sbaglia una. Adesso l'attacco più di precisione di Kunda, che in questo momento sembra puntare più su palle pallette, e Colacci la mette giù bene, come era sembrato in difficoltà un po' Colacci nel primo set. Adesso sembra in difficoltà il suo opposto dall'altra parte, tutti i sensi, Kunda, che ha fatto molto bene nel primo set. Adesso invece è così così, ancora il servizio di Colacci, pericolosissima infatti questa battuta ingannevole che tocca il nastro e Colacci la mette a terra con un ace, ed è l'ace che porta l'Italia sul più 7. Bene così, Armando. Bene, è dir poco, benissimo. L'ho detto, il pubblico che carica i suoi ragazzi a un metro di distanza, sempre avere il fiato che spinge i nostri ragazzi a fare cose istituzionali nella loro normalità. Adesso Colacci invece punta per un salto float, Gomez apre per Garcia, che stavolta sfrutta bene le mani del muro. Sì. Come dicevi tu, su dei ragazzi così giovani, parliamo dei 2008, ragazzi che hanno veramente un'età giovanissima, 2007-2008, e avere così vicino il pubblico di casa, il proprio pubblico, può fare la differenza. È la marcia in più, è il settimo giocatore in campo. Nadal a 9 metri, la ricezione di Cremoni è buona, Porro apre per Bertoncello, che però non riesce a mettere palla a terra, Gomez adesso per Kunda. C'è una bellissima difesa dell'Italia che però purtroppo, ancora una volta come è successo nel primo set, Bertoncello si è trovato col corpo completamente piegato all'indietro e non poteva fare di più. Bertoncello, che ieri è stato un mattatore, finora invece lo vediamo un pochino più cauto. Speriamo che stia tenendo il meglio per i prossimi punti, per i prossimi set. Il numero 3 al servizio, Nadal. La ricezione purtroppo imprecisa di Cremoni, Nadal ne approfitta con un ace, la Spagna si riporta sotto 11-7. Buono questo parziale della Spagna con Nadal al servizio che ci sta mettendo in difficoltà. Bertoncello richiama alla calma i suoi compagni di squadra. Ancora Nadal, la ricezione di Cremoni è buona, Porro apre per Bertoncello, e stavolta Bertoncello, ma che punto ha fatto? Sul filo della linea laterale, veramente una bella diagonale studiata, sembrerebbe proprio fatta così, di potenza e di misura. E questo è il Bertoncello che ci serve per vincere questa partita. Adesso dai 9 metri il giovanissimo laterale di Monica Cresta al servizio, ottimo suo servizio, ricezione così così della Spagna, Gomez apre per Garcia, e questa volta Garcia la mette in un angolino, gli azzurrini reclamano,
dicono che non è così, ma Bertoncello è onesto e dice era dentro, ragazzi. Molto sportivo, molto sportivo. Dove non c'è ragazzo, il video check, a volte c'è l'onestà di questi giovani che dimostrano anche di avere grande lealtà in campo, sempre partite molto leali ed oneste fra questi giovanissimi. Un bel messaggio per lo sport. Adesso Colaci molto bene. Molto bene questo punto di Colaci, veramente. Dicevamo poco fa, Armando, la Francia è riuscita a imporsi 3-0 con un netto 3-0 ai danni della Germania, e abbiamo visto anche quanto per questi ragazzi anche un terzo posto sia da festeggiare. Da festeggiare sicuramente. Servizio di Benacchio, la ricezione spagnola, l'attacco di Garcia, ma la palla è ampiamente fuori. Questa volta Bertoncello dice no, la palla era fuori. Benacchio intanto si riprende il pallone. Subito il giudice di linea ha alzato la bandierina senza nessun dubbio. E adesso Moschera chiama il time out. Secondo time out, 14-8 per l'Italia, 6 punti di vantaggio, bene così in questo secondo set. Manteniamo questo distacco qua, teniamoli lontani, facciamoli soffrire, quello che hanno fatto loro noi glielo dobbiamo rendere. Mi sembrerà poco sportivo, però a questo punto sempre, qua... sempre sportivamente parlando. Certo, no, per carità, non voglio permettermi altro. Sia chiaro, no, dicevamo appunto in pochi istanti fa che è bellissima vedere questa atmosfera, è bello vedere questi giovani ragazzi che, a differenza di certi professionisti di sport più blasonati a livello di pubblico, festeggiano anche un terzo posto. Festeggiano il terzo posto davanti ai loro genitori, perché c'era un buon nutrito gruppo di pubblico francesi, li hanno provate tutti a sostenere veramente, come stasera gli spagnoli, che ieri sera gli spagnoli proprio veramente hanno fatto di tutto. Benacchio, intanto si scalda l'atmosfera sempre più qua al Palasport di Darfo Boario. Benacchio, la sua battuta salto flot, la ricezione di Rehon Gomez, apre per Kunda, il muro italiano riesce a respingere il pallone, ancora Gomez, cerca Kunda che stavolta è assolutamente impreciso. Terza soluzione consecutiva e stavolta alla terza volta, al terzo tentativo, Kunda riesce a metterla giù. Si ha qualche dubbio sul secondo attacco. Sì, che c'era forse, vabbè. Cremoni ha difeso in movimenti, si stava spostando sulla sua destra e non poteva uscire una palla così che andava a forza di cosa. Garcia, la banda di coach Moschera al servizio, ma tutto al salto, la sua insidiosa, ma bene Cremoni in ricezione, c'è l'ottimo attacco di Porro di seconda. Porro che si finalmente riesce a far vedere anche qualcosa in attacco. Esatto, no, l'ho sempre fatto, è un ragazzo che ho visto crescere partita dopo partita in questo torneo qua, è veramente grande. Porro adesso si carica, bel servizio suo, ma purtroppo alto coefficiente di difficoltà, questi servizi salto spin che cercano i lati del campo sono complessi. L'Italia adesso, la Spagna dicevamo, anzi scusate, compie un cambio, entra il numero 8 Ripa al servizio, vediamo se Ripa riuscirà a impensierire la ricezione azzurra. Immagino che anche gli spettatori a casa sentiranno il tifo del Palasport che ci entra addirittura in cuffia da quanto caloroso. Ripa che però purtroppo entra e non riesce a mettere bene, non riesce a essere protagonista nel suo turno di battuta, viene subito sostituito, era stato messo in battuta per forse migliorare anche la difesa, ma... torna Barras per compiere la ricezione al servizio, Capitan Cremoni. Vedremo se riuscirà a far sentire la sua potenza. Cremoni dai 9 metri, ottima la sua battuta, wow. In difficoltà Garcia in qualche modo, ma in questo caso Kunda sta sbagliando fortunatamente per noi troppo. Kunda veramente in fase salante, sbaglia completamente Kunda, vedremo se Moschera lo lascerà in campo o proverà a buttare nella mischia Quesada, che è stato finora l'opposto titolare della Spagna. Cremoni ancora ottima la sua battuta, Barras in qualche modo, vediamo se Kunda riesce ad andare di là di potenza, invece no, è un pallonetto, non poteva. Porro, Zara, la ricezione così così della Spagna, ma Zara l'ha attaccato molto bene, nulla ha potuto fare il libero Barras su questo nostro attacco, ci ha messo tutto quello che poteva, ma d'altronde non...
Ebbene così l'Italia si porta sul 18-10, ma mai, non bisogna mai cantare vittoria fino all'ultimo secondo con la Spagna. L'abbiamo visto, grandi recuperi da parte degli spagnoli. Adesso Garcia toglie il pallone a Barras, Gomez va per Reon e Reon la mette a terra molto bene. Ancora una volta passa in mezzo al muro questa palla qui, in mezzo a, a Zara e Colaci. Per perfezionare questo muro a due qua quando lo fanno, perché Kunda adesso che sta vivendo un momento non lucidissimo. La buona ricezione di Gianni che però è un po' tirata, la palla di là da parte di Cremoni, l'attacco al centro di Nadal, ma c'è l'invasione, si è attaccato alla rete in fase d'attacco, c'è l'invasione della Spagna, ha tentato Nadal ma non è riuscito l'attacco agli spagnoli. Più 8 in questo momento, mantengono gli 8 punti di vantaggio gli azzurrini. Zara dai 9 metri battuti di precisione, sì! La cosiddetta zona di conflitto, quella dicevamo anche ieri, quella zona di campo in cui i giocatori pensano sempre chi la prenderà al posto mio. Allora il tempo che si decida, la palla è già a terra, e così è stato per Zara che è andato a cercare l'angolo vuoto del campo. Una bella parata. Ancora cerca di replicare, per poco non riesce a fare punto ancora Zara nello stesso modo. Sarebbe stata una beffa per gli spagnoli, più 8 l'Italia, 20-12. Diciamo che la reazione è stata ottima degli azzurrini. Molto bene, veramente. Ora c'è da portare, prendere il cervello da questa parte qua, l'entusiasmo da parte da qua, e riportarlo al cambio campo. Rehon, il servizio errato. Ci ha dato la spinta per portarci al 25, Rehon. Ma abbiamo visto che la precisione fa tutto in questo sport, in tutti gli sport, ma in questo in particolar modo. Se si sbaglia tanto il servizio si viene puniti, specie se dall'altra parte c'è una squadra come l'Italia in questo momento che sta facendo bene al servizio. Colaci mette in difficoltà Barras, l'attacco al centro che non riesce di Nadal, la Spagna è di là in qualche modo. Porro apre per Colaci e stavolta Colaci, Colaci l'opposto di soprannominato da Armando Ori il chirurgo. Anche stavolta ha sfruttato il classico errore che spesso vediamo in questa, a questi livelli, questi ragazzi che sono molto bravi ma devono ancora, diciamo, affinare la tecnica sui fondamentali, e il muro a volte non è aderente a rete, questo è il risultato. Adesso ancora ottimo servizio, Colaci si carica così l'ace dell'opposto dell'Italia, secondo ace personale in questo secondo set, in questa partita. Bene Colaci adesso, che ieri aveva vissuto un momento di difficoltà, tanto che coach Monica Cresta nel terzo set l'aveva sostituito con Boschini, ma adesso molto bene. Adesso un servizio più di precisione, Gomez apre per Kunda, ma l'Italia c'è ancora a muro, in qualche modo la Spagna di là, Porro, Gianni per Porro e poi l'attacco al centro di Benacchio, ma Benacchio qua è stato troppo irruente, tocca la rete. I suoi 16 anni l'hanno fregato, sì. Beata ingenuità, beata ingenuità tipica di questa gioventù. E adesso Nadal, la ricezione buona di Cremoni, Porro apre per Bertoncello e questa è la specialità della casa di Bertoncello, il diagonale. Diagonale preciso e potente di Bertoncello. L'Italia vola sul 24-13, ha la bellezza di 11 match, no anzi di più, di 10 match point, beh set point scusatemi. Non fa allargare, Massimiliano. Sarebbe bello se fosse dal match point, non è così. Bertoncello infatti ci fa soffrire ancora un attimino. Servizio in rete. Il quarto errore a servizio per lui. Vabbè, niente da fare, dai. È solo per far avere il 4 in finale anche a loro. L'Italia può ancora gestire bene questo vantaggio. Largo vantaggio del set, più 10. Francia con attacco 3. Di Colaci, la difesa dell'Italia in qualche modo. In questo momento Barras in palleggio, cerca Garcia. L'Italia sporca l'attacco di Garcia,
Porro l'apertura per Cremoni e Cremoni la chiude così, 25-14 per gli azzurrini, che pareggiano subito. Benissimo Armando, perché era importante pareggiare subito i conti. Pareggiare subito i conti, abbiamo visto la zampata del capitano che l'ha messa giù con forza, con tenacia, la stessa tenacia, la stessa adesso concentrazione che devono portarsi da questa parte del campo. Siamo lontani in questo momento dal nostro pubblico, peraltro lo dobbiamo portare nel cuore, ma soprattutto nella testa. È così, ci prendiamo qualche istante di pausa e ci vediamo tra poco. E torniamo in diretta qua dal Palasport di Darfo, dove si sta per giocare il terzo set di Italia-Spagna. È grande parità in questo momento, dopo il 25-20 se non erro, adesso vediamo i parziali del primo set, c'è stato il 25-14 dell'Italia che ha pareggiato i conti, ed è un grande spettacolo sportivo considerata l'età di questi giovanissimi giocatori, tanto che Armando, dalla regia ci dicono che in diretta ci stanno guardando migliaia di persone, e questa è la dimostrazione della passione che muove la pallavolo. Meritava questo incontro qua, meritava il pubblico che ci sta seguendo, pubblico che vorrei ricordarlo, quest'anno fra due settimane si festeggia l'inizio dell'anno Brescia Bergamo capitale della cultura. Cultura sportiva, ne vogliamo parlare? Assolutamente, cultura sportiva che è il traino della società a mio avviso. Adesso attacca bene, parte bene la Spagna con l'attacco al centro di Amoros. Non so dove sarà l'accento esattamente, se Amoros o Amoros. Fatto sta che adesso è il turno di Garcia a servizio. Gli dicevamo grande seguito da casa, ma impressionante direi il seguito qua al palazzetto. Forse non si può vedere, anzi sicuramente non si può vedere da casa, ma si può sentire. Cremoni intanto attacca in pallonetto, Gomez l'apertura per Kunda, e però stavolta non riesce Benacchio a respingere l'attacco di Kunda. Siamo qua al palazzetto, una bolgia, non si vede le riprese non riescono a mostrarlo, ma veramente c'è un entusiasmo dilagante. È stato bello vedere in questi giorni la presenza di tanti tifosi, non solo italiani ma anche stranieri, in tutte le partite, in tutti gli incontri c'era veramente il palazzetto pieno. Ora è stracolmo, perché per fortuna vorrei dire che non si vede, perché sennò Garcia al suo servizio, l'attacco di Colacci che però sembrava dentro, ma non è così. No, non è così. E buona la partenza della Spagna, che si porta su più 3 con Garcia al servizio. Dobbiamo riprendere. Dobbiamo cercare di non far scappare gli spagnoli. E sicuramente, come dici te, anche il fatto che l'Italia giochi questo parziale sotto, tra virgolette, la curva spagnola
non aiuta, non aiuta, però dai, adesso Garcia, Cremoni, la ricezione, Porro, è buono l'attacco di Benacchio che scuote i suoi. Benacchio che sta facendo bene al centro, sta attaccando bene. Abbiamo posto un paletto, ricominciamo il nostro gioco, ricominciamo a macinare punti. Bisogna macinare punti, bisogna stare sempre sul pezzo, non lasciar scappare gli spagnoli. Benacchio dai 9 metri, la ricezione della Spagna, l'attacco di Rejón che va a buon fine. Rejón che è un altro dei giocatori più interessanti di questa rassegna, di questo UEFA 2023 qua ad Arfo Boario. C'è stato Porro che ha guardato il suo compagno di muro e ha detto da dove è passata sta palla qua che non... E Amoros va al servizio, 4-1 per la Spagna. La palla molto precisa, Cremoni però riesce a metterla bene per Porro, l'attacco al centro di Zara che non va a buon fine. Gomez, l'apertura per Kunda, c'è una ricezione così così di Colacci, adesso l'attacco di Cremoni non potentissimo. Porro ricerca Capitan Cremoni, ancora ottima la difesa della Spagna. Kunda però non può far altro che far che palleggiare di là la palla, l'attacco adesso di Cremoni che alza lo sguardo al cielo come per dire quanti scambi bisogna fare per prima di far punto alla Spagna, quanta fatica dobbiamo farne, tanta, perché loro sono molto ordinati soprattutto in difesa, soprattutto con la copertura a muro non gli manca niente, veramente sono molto ordinati. Porro il capitano, il servizio di Porro, la ricezione di Rejón, l'attacco al centro di Nadal e solito errore da parte degli azzurri. Abbiamo il muro poco invasivo e le mani lasciano spazio affinché il pallone scenda tra la rete e le mani. È vero che stando molto aderenti alla rete si rischia qualcosa in più dal punto di vista delle invasioni, ma stando così lontani si rischia di peggio. Infatti la Spagna ne approfitta, adesso Kunda al servizio. La ricezione buona di Gianni, l'attacco devastante di Cremoni che va a schiacciare il 5 a coach Monica Cresta. Cremoni, è dalle sue mani che passa, che passano le fortune dell'Italia, che devono passare le fortune dell'Italia. Cremoni che sembra già un giocatore di un'altra età. Sì, di un'altra età, merita ovviamente anche questo nazionale. Adesso purtroppo gli sbaglia. Fatto i complimenti, li ha sentiti. Li ha sentiti, si è emozionato Cremoni. No, scherzi a parte, Cremoni, dicevamo, sia a livello di struttura fisica che di mentalità, sembra avere già una testa da grande, ma ovviamente presto per parlarne, hanno età veramente giovanissime questi giocatori. Adesso Rejón al servizio, la ricezione di Bertoncello che va a concludere l'azione e riesce a chiuderla. Bertoncello ci ha provato lo stesso il capitano Gomez ad andare a cercare di prendere il pallone dietro il seggiolone dell'arbitro, ma ormai era una cosa impossibile. Bertoncello che stasera, Armando, sembra un pochino più in ombra rispetto a ieri. Sì, però ecco, ha fatto i suoi punti e... Adesso Zara sbaglia, continuano un po' a essere imprecisi gli azzurrini al servizio. Nadal, siamo sotto di 3 punti, dai, non è da... 3 punti sono ancora recuperabilissimi, bisogna cercare di non far scappare la Spagna. Adesso Nadal in battuta, la ricezione buona di Cremoni per Porro. Cremoni riesce con l'attacco dalla seconda linea devastante a sgretolare il muro spagnolo. C'è stato il pubblico italiano che vedevo qui con la coda dell'occhio che si è alzato in piedi proprio entusiasmato da questo gesto atletico. Adesso Colacci al servizio all'opposto italiano, buona la sua battuta, sempre pericolosa, tocca al nastro Gomez, l'attacco di Kunda e ancora una volta questo errore che si ripete degli azzurrini. Con un pochino più di attenzione in questo fondamentale sicuramente la Spagna avrebbe molta più difficoltà a passare. Vediamo se... Anche perché le altezze per fare un bel muro invasivo le abbiamo, l'ho visto poche volte andare le mani dal muro. Assolutamente sì, l'ho visto tantissimo a filo. Monica Cresta infatti lo vediamo che parlotta con Zara, evidentemente gli sta dando un po' di istruzioni in tal senso. Bertoncello prova in diagonale a mettere giù la sua palla tipica. Garcia, Bertoncello con una mano riesce a tenerla su Porro, vediamo se Bertoncello riuscirà a chiuderla e questa azione, dicevamo, questa azione ha messo in mostra tutto il repertorio di Bertoncello. Armando, difesa a una mano,
costruzione dell'azione con Porro e poi chiusura fantastica, soprattutto la chiusura che ha usato quello che poteva pur avendo il muro proprio ben piazzato. Bertoncello dai 9 metri Barras come può per Gomez, l'attacco di Garcia che va a buon fine. Ci ha provato Gianni a difendere questo tocco muro, mission impossible. Fatto sta che la Spagna mantiene le tre lunghezze di vantaggio, tipo spagnolo carichissimo, tanto fra l'altro, ma è stata una costante di questi giorni, tutte le squadre con al seguito un grande tifo, del resto sono giovanissimi, tra parenti, amici, tifosi vari qua in Valle Camonica si è sentita grande passione per questo UEFA. Adesso l'attacco devastante di Cremoni sta collezionando punti su tutti i fondamentali, diagonale, attacco, lungolinea, veramente. Dicevamo che la nazionale Under 17 qua in Valle Camonica d'Arfavario sta riscosso grande passione da parte dei tifosi, anche per le numerose volte in cui sono venuti anche ad allenarsi qui, e infatti ci sono tantissimi appassionati di questa giovanissima squadra italiana. Gomez, attacco al centro, in qualche modo cerca la Spagna di passare con Amoros, ma poi lo stesso Amoros Sì, si mette dopo un attacco nato a vuoto, riesce a dire di no a Colassi. 5 contro 5 e la spunta Amoros che adesso va al servizio. Amoros, la ricezione di Bertoncello un po' maldestra in questo caso, Porro è costretto a mandare di là il pallone in bagher, la stata di Gomez, c'è il muro stavolta, il muro di Zara, bene così, bene. Stavi così parlando prima dei giovani, delle squadre giovanili che arrivano in Val Camonica a fare le loro allenamenti, non solo l'Italia anche altre squadre, prevalentemente l'Italia. Tutto questo grazie all'impegno anima e corpo del delegato Filippo Giuseppe Figaroli. È così, qua in Valle Camonica c'è grande passione per la pallavolo e lo certifica il pubblico di oggi, peraltro, perché tanti sono anche cittadini di Darfo-Boario che sono accorsi qua per tifare gli azzurrini. Senza contare che oggi è iniziato il campionato di divisione, per cui molte squadre, molti giocatori e giocatrici sono impegnati in campionato in questo momento. Assolutamente, Porro al servizio, la ricezione in palleggio di Rehon, l'attacco di Kunda, bene Gianni, attacco ancora di Cremoni che però non riesce ad andare giù, Gomez in qualche modo, e c'è il muro di Colassi che risponde al muro precedente. Mi sta impressionando molto anche questo Gomez, il palleggio capitano della Spagna. Sì, molto preciso, molto sono molto ordinati, l'abbiamo visto in tutte le occasioni, veramente non mi stancherò mai di dirlo perché è una peculiarità che è bene sottolineare. Direi che Spagna e Italia sono le degne finaliste di questo UEFA. Adesso c'è Gomez che ancora apre per Rehon che non riesce a passare, Gianni in tuffo riesce a tenere il pallone vivo, Cremoni però è costretto a mandarlo di là in palleggio, Barras che alza per Kunda che sbaglia tutto. Kunda che nel primo set ci aveva fatto vedere i sorci verdi e dal secondo in poi è riuscito, abbiamo riconquistato la parità, non è riuscito, e infatti l'Italia riconquista la parità, ottima notizia per noi. Adesso Porro al servizio, cerca ancora un servizio molto complicato, ha provato al posto 5 nell'angolino di poco fuori. A volte Armando questi giovani si vede proprio la gioventù nelle scelte che fanno, a volte servirebbe un po' più cautela, invece vanno in maniera spregiudicata a attaccare subito. Soccunda al servizio, la ricezione buona di Gianni, Porro apre per Cremoni e Cremoni sfrutta al meglio le mani del muro spagnolo. Si è trovato con la palla dietro e nonostante questo ha inarcato il corpo al massimo possibile per dare spinta alla palla e ci è riuscito. E l'Italia tiene l'11 pari, Cremoni, stavolta va di precisione Gomez, apre per Rehon, è una free ball per l'Italia, Zara in bagher per Porro, poi l'attacco di Bertoncello che si esalta.
si gira verso lo spalto pensando di trovare i tifosi italiani, invece in quella sponda sono tutti spagnoli, e c'è il time out di Mosquera, il coach Mosquera, che si è visto, ha visto i suoi giocatori farsi sorpassare da un'Italia che ha meritato il recupero. Dopo un inizio un po' stentato, l'Italia si è subito riordinata e a differenza del primo set ha ricucito lo strappo. Meritato il recupero, e ora si sta godendo questi punti meritati. Molte volte Monica Cresta ha richiamato alcuni, soprattutto l'invasione a muro, l'ho visto veramente fare anche il gesto a, ai suoi attaccanti di provare più, di essere più a rete, di stare incisivi, più a rete. Incisivi in questo fondamentale. Cremoni al servizio, il capitano azzurro sotto gli occhi di Velasco. Va Cremoni, la sua scelta di precisione con Reon che riceve così così, però è molto bravo in questo caso, perché da una palla non ricevuta benissimo è riuscito a ottenere il massimo. Sì, perché ha fatto una palla spinta qui sfruttando il muro fuori. 12 pari è il momento secondo me decisivo della partita, che completo riesce... equilibrio qua al Pala Sport di Darfo. Reon, la sua battuta al salto, cerca la ricezione di Bertoncello, ma poi c'è un errore, l'invasione dell'Italia. Sì, giustamente l'arbitro peccato, perché Bertoncello aveva ricevuto bene il pallone di Reon per poi cercare di chiudere, e adesso la Spagna si riporta avanti. E come dicevo nel primo set, abbiamo, diciamo, la fortuna di avere Reon in Reon. Ancora Gianni Porro per Zara. Eccolo lì. E questa è un'ottima azione, molto pulita, molto fluida, ordinata, attenta, la ricezione perfetta di Gianni, il primo tempo di Porro per Zara, ed è punto. E Zara non ha mancato l'appuntamento. 13 pari. Molto equilibrata questa sfida, grande entusiasmo qua al Palasport di Darfo. Mamma mia. Zara però sbaglia, e se non erro già il suo quarto errore, come mi suggerisce il buon Armando che sta prendendo nota di no, tutto. Alessandro, tu hai venuto altre cose da fare e da guardare, per carità. Armando Ori, ci provo. Armando Ori, che per fortuna prende nota degli errori e delle statistiche. E adesso è Nadal, il suo pallone sporcato dalla banda della rete, attacco di Bertoncello che però non va a buon fine, contesa a muro vinta da Gomez su Bertoncello. Qua Bertoncello forse poteva crederci un po' di più, ma Gomez ha vinto di forza il duello. Monica Cresta chiama subito a rapporto i suoi, non vuol far scappare la Spagna, che torna sul più 2. Sul 13 pari avevo detto che è il momento decisivo questo della partita, perché chi riesce a guadagnarsi di 3, anche solamente 3 punti, e riesce a tenerli, è avvantaggiato in tutto, perché crea una condizione psicologica nei confronti dell'avversario veramente importante. Assolutamente così, questa fase centrale del set è fondamentale per le sorti del parziale. Adesso vedremo se gli azzurrini riusciranno a reagire dopo questo break positivo della Spagna. Torna Nadal in battuta, che sta facendo male perché non è potentissima la sua battuta, ma molto precisa, e riesce a mettere in difficoltà la ricezione azzurra. Adesso ancora Gianni, così così, però Porro riesce a tenere vivo il pallone. Colacci, che questa volta ci conferma il chirurgo, cerca e trova le mani fuori. Il giocatore Colacci si porta fra l'altro in zona di battuta, per cui, che come avrete visto in questi giorni, è un giocatore che, a differenza del suo ruolo che spesso richiede potenza e forza, riesce a giocare molto di precisione. Adesso vedremo come attaccherà il servizio. Buona la ricezione di Reon, l'attacco al centro e Amoros non riesce a passare. Bene così, gli azzurrini pareggiano i conti, restano in scia, si torna in equilibrio. Bravo di Benacchio. Benacchio sull'attacco, ha visto bene di... l'attacco avversario. Benacchio sull'attacco di Amoros, e adesso è ancora Colacci. Bene così, l'opposto, ottima la sua battuta,
Rehon, Kunda, la ricezione è buona di Colaci, Porro apre per Bertoncello, ma questa volta forse un po' telefonata la sostituzione. Un muro molto ben piazzato, il muro spagnolo è riuscito a schierarsi al meglio e Bertoncello non è riuscito a sfondarlo e a giocare sulle mani appunto della linea difensiva spagnola. Ora hanno l'attacco a tre, Gomez dai 9 metri, il capitano spagnolo, la ricezione buona di Cremoni, Porro per Benacchio, e abbiamo visto che in fase offensiva questi primi tempi funzionano molto bene. Niente da fare per il Barras, il libero spagnolo. Bertoncello, 16 pari, lo ricordo. Momento cruciale della sfida, adesso quasi una free ball per l'Italia, ma Gomez ha una mano, riesce a tenerla in campo. Che giocata di Gomez qua. Ancora una volta il pallone è passato in mezzo alle mani del muro. Ma al di là di questo, da sottolineare la giocata di Gomez, che è riuscito a tenere una palla difficilissima in campo. Sì, senza invadere. Senza invadere, quindi grande giocata del capitano spagnolo. E la Spagna che va avanti sul più uno, con Garcia al servizio. Spagnolo Garcia al salto, cerca Gianni che però risponde bene ancora, però passa. Stavolta non passa il primo tempo italiano. Un po' bassa la... Porro non ha giocato al meglio il pallone. Dopo una buona ricezione di Gianni comunque, ma Porro di là abbiamo Rehon in zona 4. Attenzione, è un momento davvero importante della partita, 18-16 Spagna. Bisogna fermare subito la fuga degli spagnoli, perché farli scappare adesso potrebbe essere decisivo per il set. Per fortuna Garcia ci aiuta, ci dà una mano. Ci dà una mano a fare almeno uno. Tiriamo il sospiro di sollievo. Cambio. C'è un cambio. Monica esce Cresta. Benacchio ed entra Mussari. Il numero 6 Mussari, che spesso in questi giorni è stato utilizzato al servizio da Monica Cresta. Sì. Servizio e difesa. Il secondo palleggiatore della nazionale Mussari, adesso vediamo cosa sceglierà di fare. Cercherà sicuramente la precisione, buono sul servizio, ma Barras risponde come può. Gomez, l'altata per Rehon. Adesso Porro che vede Cremoni sul lato, ma Barras, vediamo se riuscirà a sfruttare la free ball, così non è, la Spagna difende l'ennesimo pallone, ancora Rehon, il muro azzurro risponde, Gomez per l'ennesimo attacco di Rehon, è un... e adesso l'attacco di Rehon, ma sembrava non esserci stato il tocco degli azzurri. Chiamano... Dicono tutti di no, sinceramente non ho visto l'azione. Purtroppo questo è il lato negativo di non avere un videocheck in campo. C'è un cambio adesso. C'è un cambio adesso per la Spagna. Entra in campo Ripa. No, ritorna in campo. Ritorna in campo Ripa per il servizio. Sì, esatto. Vediamo se riuscirà a fare meglio di prima. Ripa prima è entrato per il servizio e l'ha sbagliato. Vediamo se adesso farà meglio Ripa. Il suo servizio preciso. L'Italia così così in ricezione. Cremoni cerca di usare le mani nel muro, non passa l'attacco azzurro. Adesso una fase confusa. Cremoni ancora, il bel muro della Spagna. Porro, ancora Cremoni che cerca, distendendosi, di andare di là. Incredibile la Spagna in questo momento. Porro, Cremoni, niente. Ma non passa. E questa, dicevamo, è un po' la strategia della Spagna, portare allo sfinimento l'Italia. Una gran copertura a muro in questa occasione qua, si è vista veramente, è un'ottima difesa, niente da dire, proprio veramente. Gli spagnoli chiamano i supporter a aumentare il tifo. Punto meritato per la Spagna, adesso ancora Ripa, ma c'è il time out chiamato da Monica Cresta, che evidentemente non vuole che la Spagna scappi via. No, non vuole, già tre punti a questo momento del set sono pesantissimi e bisogna proprio fermarli. Abbiamo sbagliato molte volte in attacco e palloni che sono andati fuori, che devono andare in campo. D'altronde vedremo se Monica Cresta riuscirà a scuotere i suoi azzurrini per questo rush finale del terzo set. Comunque, come avevamo detto nelle battute iniziali del nostro commento, lo avevamo detto, sarebbe stata una gara molto equilibrata e molto tirata, e si sta dimostrando così.
Sì. Riprendiamoci, facciamo una bella ricezione. Adesso c'è Ripa, ancora lui, questa volta l'ha azzeccata Mosquera con il suo ingresso. Ripa è riuscito a dare lo strappo agli spagnoli, la ricezione di Bertoncello, Porro apre per Cremoni e Cremoni riesce a passare ancora una volta sfruttando cerca il divario fra rete e corpo degli avversari. Esce Ripa e torna dentro Barras e abbiamo Porro al servizio. Capitan Porro al servizio, solo due punti separano le due formazioni. Adesso Porro al servizio, cerca Rejon, una free ball per l'Italia, Porro, Cremoni e il suo attacco, però purtroppo non va giù. Peccato perché aveva attaccato bene, impreciso, però ha preteso troppo, ha cercato la parallela, però l'ha voluta. Vabbè. È il numero 14 Kunda, adesso l'opposto spagnolo, andare al servizio. È un attimo, è una fase della partita tesa, perché vincere il secondo set è un passo importante, il terzo set è un passo importante. Kunda al servizio, riceve bene Zlatanov, è entrato per dar manforte in ricezione. Barras come al solito riesce a rispondere all'attacco italiano e stavolta è un super muro di Zlatanov, è entrato come dicevamo per dar manforte alla ricezione, è riuscito a mettere anche giù un muro bellissimo. Molto bene questa prova di Zlatanov, 15 anni quest'anno, vorrei ricordarlo. Se ricalcherà le orme del padre, c'è da aspettarsi veramente tanto di buono da parte di Manuel Zlatanov, che adesso va al servizio. Vediamo se riuscirà a mettere in difficoltà la Spagna. Un pallone su Barras che porta all'attacco di Rejon, che dopo un inizio un po' stentato è venuto fuori. Armando, un giro di mano veloce, di braccio veloce, scusatemi, trovato la diagonale giusta. Niente da dire su questo ragazzo, ma lo sapevamo, l'abbiamo visto nel primo incontro, l'abbiamo visto nelle altre partite. 22-19 per la Spagna, adesso proprio Rejon andare al servizio, ma sbaglia un fischione, come si dice tecnicamente, un capilone. Capita in queste, a quest'età, di fare in realtà fanno questi errori anche i professionisti. Ha avuto fretta di battere, ha anticipato la palla e il suo servizio è andato sulle spalliere a bordo campo addirittura della palestra del palasport qua di Darfo Boario. Monica Cresta prova la, tenta la carta Argilagos al servizio, il secondo palleggio azzurro, vediamo se con la precisione riuscirà a fare bene. Punta a Rejone ed è una soluzione importante ed è punto, ecco. È di fatto un ace questo di Argilago. L'avevo visto quasi toccare la stina io questo pallone qua, però ecco, l'ho coperto dal braccio destro del primo arbitro. E l'Italia si riporta sotto 22-21, tanto che Mosquera corre ai ripari col time out. Beh, non potevo fare diversamente dopo essere stato avvantaggiato per 3 punti, ovviamente non ci sta a farsi recuperare, mentre l'Italia a questo punto qui deve continuare a ragionare come abbiamo fatto in questi ultimi punti qua e non aver fretta di vincere e volendo ancora, lo ripeterò allo sfinimento, soffrire. È una partita che dovrà essere sofferta, è una partita che secondo me porteremo alla fine, però ecco. Mosquera, l'abbiamo visto durante il time out cercare di predicare calma ai suoi ragazzi, un solo punto di vantaggio per loro, con Argilagos che punta a fare bene ancora in questo turno di battuta come prima, ci vuole senza forzare, molto precisa, cercando la ricezione imprecisa della Spagna, contando sul nostro muro. Certe volte queste battute salto float sono molto più efficaci di quelle forti e potenti. Ancora Argilagos cerca Rejon, l'attacco, ecco, il muro di Benacchio, eccolo lì il nostro muro, ecco. Benacchio il muro a 3 e Colaci insieme, che mettono in difficoltà la Spagna, e c'è il pareggio meritato dell'Italia. C'è ottima che non va. Pensavo forse parlavano col secondo arbitro, non so cos'è. C'è parlottano Porro e l'arbitro Ziber, vediamo qual è il motivo, cerchiamo di capire quantomeno. Adesso
anche Moschera punta a un cambio con Gutierrez, numero 17, scende in campo al centro. Raggiunto la parità e abbiamo fatto parità, sì. E la mossa di Monica Cresta di buttare Argilagos in battuta ha sortito grandi effetti. Argilagos, vediamo, ancora ottima la sua battuta. Barras come può, l'Italia riesce a tenere il pallone vivo, l'attacco della Spagna bene così, gli azzurri. Porro cerca Bertoncello ed è un pallone fantastico, grande punto dell'Italia in questo caso. Grande, intercettati a muro, hanno recuperato un pallone impossibile, hanno ricostruito l'azione, ha messo sulla palla. E in questo caso grande Italia, l'Italia ha fatto la Spagna in termini difensivi. Argilagos decisivo in questo ingresso in battuta, perché con la sua precisione ha fatto veramente male. Vediamo se riuscirà ancora a far male Barra, se riesce a tenere male come può. La difesa ancora ottima dell'Italia. Porro per Bertoncello, il pallonetto! Sì, Bertoncello! In piedi lo stadio, il palazzetto, esplode. L'Italia era sotto, è riuscita a ribaltare la situazione con Argilagos al servizio. E adesso set point, al set point in mano dopo il punto di Bertoncello. Fantastico, bene così. Monica Cresta ha fatto veramente una scelta fantastica mandando Argilagos in battuta. Eravamo sotto di 3, siamo sopra di 2. Argilagos basta adesso fare i conti. Ha in mano il pallone, il set point, il primo set point di questa frazione. Grande tifo, grande entusiasmo. Argilagos, vediamo se riesce a mettere di là ancora il pallone. Così così Rejon, Gomez, Bagger. Sì! Ed è punto dell'Italia che ribalta così il set. 25-22 protestano gli spagnoli. Non hanno voce in capitolo. Non hanno voce in capitolo. Si cerca chiaramente di reclamare su ogni punto, ma Armando, ma che set abbiamo visto? Fantastico. Fantastico, fantastico, perché l'abbiamo sofferto nei primi punti, abbiamo raggiunto la parità, siamo andati di nuovo sotto, sul 16 riconquistato, riperso, roba del genere, sul 19-16, poi dopo c'è stato il recupero dell'Italia. Parità verso i 20 e poi dopo è la mossa vincente della è nostra la mossa allenatrice. Vincente di Argilagos al servizio che ha fatto la differenza. Corona d'alloro per la nostra Monica Cresta. E così ci risentiamo fra qualche istante per il quarto set di Italia-Spagna WEFSA 2023 da Darfo Boario.
E torniamo in diretta qua dal Palasport di Darfo Boario, dove si sta per giocare il quarto set di Italia-Spagna, la finalissima del UEFA 2023, appunto, che decreterà chi andrà direttamente agli europei di quest'anno. La finale appunto tra Italia e Spagna, dopo un terzo set che definire vibrante è poco per come è andato, Armando. Sì, veramente, l'abbiamo detto in finale di set, le abbiamo provate tutte, abbiamo sofferto, siamo stati sotto, l'abbiamo recuperato e alla fine la scelta della nostra allenatrice è stata la scelta vincente. Ora siamo sotto il fiato, sotto gli applausi, sotto le trombe, sotto il piede del nostro pubblico che ci porterà sempre più in alto. È così, anche i giocatori spagnoli chiamano a raccolta i loro tifosi. Adesso è una fase decisiva, l'Italia può chiudere la gara, la Spagna può portarla al tie break e Garcia al servizio. Partono col muro 3 gli spagnoli. Entusiasmo alle stelle qua al Palasport di Darfo Boario. C'era grande fame di, dopo le scorpacciate natalizie, c'era grande fame di sport. Adesso buona ricezione di Gianni, l'attacco di Cremoni e parte al meglio il tocco a muro, parte al meglio l'Italia, non poteva partire meglio la squadra di Monica Cresta, che come dicevi tu ha avuto un'intuizione fondamentale alla fine del terzo set, inserendo Argilagos al servizio, scelta che ha dato i suoi frutti nel miglior modo possibile. Adesso la Spagna un po' imprecisa in fase di costruzione, Cremoni, l'apertura di Porro per Colacci, che però stavolta non è stato preciso, l'eccezione che conferma la regola, esattamente, 1-1 in questo quarto set. Ma è bellissima la cornice di pubblico, grande pubblico anche da casa, si conferma la regia. In questo momento c'è veramente un colore stupendo qua a Darfo Boario, la di 3.000 ascoltatori, video ascoltatori, fantastico. Adesso Cremoni che si carica e carica il pubblico, ma lo sappiamo benissimo che nella pallavolo non bisogna mai cantare vittoria in anticipo, mai e poi mai, è uno sport troppo condizionato dalle fasi mentali della partita. Adesso è ottima per l'Italia, la Spagna forse ha un po' accusato il colpo, c'è un errore ancora a muro dell'Italia, Kunda ne approfitta. Sì, ha provato la lungolinea Kunda e... Dicevamo che il modo di vincere il terzo set, come ha vinto il terzo set l'Italia, è un modo che poi esalta i giocatori. Sicuramente. Anche se poi bastano veramente due scambi per cambiare le sorti. Leggiamo sulla parità. Kunda fuori, chiama subito la palla fuori il... l'arbitro di linea, qua non c'è il video check ovviamente, ma ci sono gli arbitri di linea che verificano al loro posto che la palla sia dentro o fuori. Cremoni al servizio, buona ricezione della Spagna, Gomez per Rejon, il salvataggio fantastico dell'Italia, no. Ma poi c'è un errore marchiano di Zara che non riesce a capitalizzare il bel recupero dei suoi compagni, purtroppo. Anche qui bastava forse poco per andare di là, sì, ha voluto esagerare e il risultato è stato pallone in rete. Adesso Rejon dai 9 metri, ci ha fatto parecchio male nei set precedenti Rejon. Adesso Porro apre per Bertoncello, ma Barras c'è come sempre, l'attacco stentato della Spagna con Garcia. Porro riapre per Colacci che non riesce a metterla giù in pallonetto, Nadal per Kunda e c'è il muro Bertoncello. Bertoncello che si esalta così. L'Italia tiene il vantaggio 4-3 per gli azzurrini di Monica Cresta. Ancora una volta gli spagnoli, nonostante tutto, ordinatissimi, copertura muro, difesa con i denti e con le unghie. Zara, ancora Barras, riesce a ricevere ma non benissimo e stavolta di potenza Garcia. Sì. Tira una sassata che il muro non riesce a rispedire, il muro italiano non riesce a rispedire in campo. Dicevamo che la Spagna gioca molto bene nella costruzione difensiva che parte da Barras, questo libero davvero interessante, di sicuro avvenire. Nadal, la ricezione di Gianni, l'attacco al centro di Benacchio, bene così gli azzurrini che tengono il vantaggio
si riportano avanti i Colacci. Diciamo che Porro si è fidato poche volte di Benacchio, ma quando di Bertoncello, scusatemi, ma quando l'ha fatto sempre avuto Colacci, bello il suo servizio, infatti è una free ball per l'Italia e Bertoncello, ancora una volta, non deve far altro che metterla di là. Questa volta Colacci, ottimo il servizio, Armando. Sì, veramente splendido sto ragazzo qua. Servizio efficace il suo. Vedremo se riuscirà a ripetersi adesso. Ancora Colacci. Il suo servizio bene, perché Gomez è costretto ad allontanarsi dalla rete. Attacco di Garcia. Qua forse si poteva fare meglio. Gianni è stato un po' sorpreso dalla traiettoria. Non Garcia. So se c'era stato il tocco a muro, perché sinceramente non l'ho visto. E Gianni non mi è sembrato, però Gianni forse è un po' sorpreso dalla traiettoria del pallone, un po' coperto nella visuale. E adesso al servizio Gomez. Va Gomez, Porro apre per Bertoncello, non va al pallone, adesso Colacci, bagger, l'attacco dell'Italia e Benacchio riesce a metterla giù. C'è stata prima una buonissima copertura a muro di Garcia, veramente, che ha preso un pallone impossibile, ma era posizionato veramente ordinatissimo. L'Italia si porta sul più 2, 7-5 per gli azzurrini di Monica Cresta. Adesso è il turno di Bertoncello. Al salto il suo servizio. Ed è il grande ace di Bertoncello, che infiamma il pubblico del Palasport di Darfo Boario. Bertoncello subito Moschera chiama la porta i suoi, perché Bertoncello, se inizia a esaltarsi al servizio, poi diventa davvero, davvero difficile da contenere. Sì, devono riordinare le idee, noi andiamo via sulle ali dell'entusiasmo, sulle ali del supporto del pubblico, garantendo però la testa nel gioco. Questo qui è veramente un applauso a tutti i giocatori che non vogliono vincere per forza, ma vogliono vincere. Questo è molto importante, perché delle volte ti lasci trascinare dall'entusiasmo, dalla voglia di strafare, e combini guai. Invece ordinati, tranquilli. Esattamente. Ricordiamo che la Spagna però aveva fatto più o meno lo stesso avvio nell'altro set, quindi tocchiamo ferro, però non bisogna mai cantare vittoria, mai. Scusami Alessandro, ma io tifo Italia. Assolutamente. Ecco. Credo sentimento condiviso. Adesso Bertoncello sbaglia. Anzi, il mio sentimento è quello di voler tenere i piedi a terra, perché ovviamente questa Spagna l'abbiamo visto quanto sa giocare bene sul lungo, e portarla al tie break non sarebbe assolutamente facile per noi poi gestirla. Ma adesso c'è Garcia, speriamo che l'Italia riesca a fare bene, a tenere questo vantaggio. Adesso Garcia sbaglia il servizio, per fortuna. Ancora Italia più 3, Benacchio, è il suo turno dai 9 metri. Va Benacchio, Barras per Gomez, Gomez su Reon, e c'è quell'errore che è tipico dell'Italia a muro. No, stavolta c'è anche un tocco del pallone contro l'asta, la segnalata. Sì, c'è stato anche un errore. Palla agli spagnoli, e lo sentirete anche in cuffia, qua c'è un grande pubblico che urla forte Italia. Tutto il palazzetto ovviamente freme per... Bello questo furbata. Di Porro, bellissima, un monumento bisogna fare a questo ragazzo qua. Una furbata di Porro, un mix di intelligenza sportiva e furbizia di Porro, che vede l'angolino scoperto ed anticipando l'attacco la mette terra. Il palleggiatore dell'Italia, regista e capitano degli azzurrini di Monica Cresta, adesso è lui al servizio. Va no, Porro, purtroppo peccato. Il suo errore al servizio, ma l'Italia tiene il break di vantaggio. Vediamo adesso anche i giocatori della Spagna chiedono l'aiuto e il supporto del loro pubblico. Kunda al servizio, l'opposto
della Spagna. Il servizio non è potentissimo per fortuna, Porro per Zara. Ottimo, e Zara ottimo. C'è questo veloce, ottima la scelta, anche lui si esalta giustamente. Capitan Cremoni dai 9 metri sul servizio, però non è dentro, non è fuori di molto, però la palla torna agli spagnoli. Una fase molto delicata del match questa, perché, sì, sì, perché che si porta, dobbiamo tenere questi due punti qua nella dobbiamo fase centrale del set. Adesso Rejon, uno dei migliori terminali offensivi spagnoli, al servizio. Cremoni non fa benissimo in ricezione. Adesso l'attacco di Colacci, gioca sulle mani del muro, Kunda in qualche modo, Gomez per Garcia che fa bene, passata alla diagonale. Qua nulla da dire, attacco di Garcia ineccepibile. Ineccepibile, veramente, ha trovato lo spazio quasi invisibile, per lui c'è riuscito. E si riporta sotto purtroppo per noi la Spagna. Rejon. Forte all'attacco, forte al servizio. Ora stavolta sbaglia. Proverò a continuare a dire che è bravo. Bravissimo Rejon, ma in questo caso per fortuna per gli azzurrini non è stato incisivo. Ed ora il turno di Zara al servizio. Zara, la ricezione così così di Garcia, l'attacco, la difesa bellissima di Porro, Bertoncello di là in qualche modo, Gomez, l'attacco di Kunda e stavolta Kunda si risveglia. Passa ancora fra il muro il... L'Italia tiene il punto di vantaggio. Sì, però dobbiamo migliorare questo muro qua. Il muro assolutamente va migliorato, questo fondamentale, se si vuole chiudere prima possibile questo match. Nadal, Bertoncello bene per Porro, ancora Bertoncello. Grande. Ma che punto di Bertoncello. È un piacere per gli occhi questo ragazzo quando apre e chiude l'azione, come in questo caso, ricezione ottima per Porro ed è lui a chiuderla. Bertoncello fra esse, muri e punti fatti sta quasi eguagliando Cremoni. È così, ed è Colacci adesso, vediamo se riuscirà a far male ancora dai 9 metri. Buono sul servizio, sì. Rejon male in ricezione, non si capiscono Barras e Gomez e la frittata è fatta. Prendi tu, prendo io la palla, scende giù. Un'indecisione da parte della Spagna, però bel servizio di Colacci in questo caso. Sì. Sì. Rejon così così in ricezione e poi Barras e Gomez non si sono capiti. Vediamo se Colacci riuscirà a fare ancora bene dai 9 metri. Va Colacci, no. Purtroppo no. Ha avuto la palla un po' troppo avanti, l'ha chiusa troppo, ha sbattuto contro vetro. E qua c'è anche in questi frangenti si vede un po' la gioventù dei ragazzi che magari si esaltano dopo un bel lace e non sono altrettanto attenti in quello nella servizio successivo. Gomez, buono il suo servizio preciso, ma c'è Cremoni, l'attacco di Colacci e Colacci c'è l'abbraccio degli azzurrini che vanno sul più 3. Splendido il giocare di questo ragazzo qua, veramente. Intanto ci eravamo persi l'ingresso di Usanza da libero. Usanza che è bresciano, quindi di queste zone, gioca a Montichiari. Adesso l'attacco, la ricezione di Bertoncello, l'alzata di Porro per Cremoni che prova di precisione. Barras, l'alzata per Rejon, risponde bene il muro che sporca il gioco dello spagnolo. L'attacco al centro di Benacchio, veloce al centro, veramente un gesto, un'intesa col palleggio veramente eccezionale. E ora il cambio. Adesso il cambio, esce il numero 5 Amoros. Cambio centrale ed entra il numero 1 Cañadas, il nostro Moschera. Prova anche Bertoncello, siamo a più 4 dai 9 metri, siamo a più 4. Momento topico della gara. Barras, Gomez, Kunda, la difesa indemoniata della Spagna. Barras cerca di aiutare i compagni, ce la fa,
ma la palla arriva a Usanza, si ricostruisce l'azione e Cremoni spiaccia il 5 a coach Monica Cresta. Cremoni ci mette la sua zampata veramente di forza, di intelligenza, di tutto, oserei dire. Cresce l'entusiasmo del pubblico italiano, bandiere, palloncini, di tutto, di più. Più 5 azzurrini. Coach Moschera le prova tutte, adesso chiama il time out, perché adesso perdere la scia sarebbe letale per la Spagna. Ma sottolineiamo anche l'ingresso ottimo di Usanza, come dicevamo, che è entrato col giusto piglio. Non è facile giocare poco e poi entrare, essere subito incisivi in una partita che è la finale. In una partita che è la finale, esattamente. Ma aveva fatto bene anche Usanza, proprio contro la Spagna all'esordio Usanza, quindi esatto, sì. Si sta ripetendo, si vede che i colori rossi lo accendono come se fosse un toro. La selezione azzurra è stata carichissimo, il libero bresciano, adesso bene. Il turno è sempre Bertoncello, chiedo scusa al servizio. La banda che però, la banda azzurra che però sbaglia il servizio, la palla torna nelle mani degli spagnoli, però bene questo vantaggio, non diciamo niente, come dice Armando qua, mi mando il gesto del silenzio, della calma, bisogna predicare la calma, giustamente. E conquistare una buona ricezione adesso e riconquistare il punto. Va Garcia dai 9 metri, il servizio dello spagnolo, la ricezione buona di Usanza. E l'Italia se ne va. Se no era rientrato, chiedo scusa, Gianni che ha ricevuto molto bene. Adesso entra ancora Mussari al servizio. Secondo palleggio di Monica Cresta, l'Italia sul più 5. Sul più 5 mi piacerebbe vedere delle volte avere qui la camera per misurare la velocità dei palloni, perché veramente si vede una potenza enorme di questi ragazzi. Mussari che quasi sfiora l'ace. Un sospiro. Ha cercato la precisione estrema nell'angolino in alto a sinistra. E adesso vedremo questo Cagnadas, che è un veramente altissimo questo centrale, al servizio Cagnadas. La buona ricezione di Bertoncello, Porro per Cremoni, bene Gianni che risponde al muro spagnolo e poi Colaci la mette giù per il 19-14. Abbiamo costretto Cagnadas col petto a terra, per un centrale andare giù disteso sul parquet, sul terraplesso, scusatemi, sono abituato. La Spagna 5 punti da noi, l'Italia 6 punti dal paradiso. Adesso una free ball per l'Italia. Rejon, bene Usanza in questo momento. Monica Cresta sta alternando i suoi liberi. Gomez per Rejon, ma non passa, palla sulla rete. Ha sbagliato tutto Rejon in questo momento. Infatti è pronto il cambio, guardalo. Esce Rejon, infatti entra il numero 8 Ripa. Capitan Porro dai 9 metri. Solo 5 punti dal paradiso, Armando, ma incrociamo le dita, stiamo in silenzio e godiamoci questo rush finale. Porro, la ricezione non eccelsa di Garcia, la palla di là di Kunda. Porro ancora su Usanza, la palla appoggiata da Colaci, Gomez, Nadal e poi ancora Bertoncello, Porro, Cremoni, Garcia riesce a tenerla su, ancora Gomez e poi Ripa, ma non va giù il pallone, poi la risolve Zara, sia prima e soprattutto adesso. Abbiamo visto veramente il muro invasivo e abbiamo visto i risultati che ci porta, veramente un rally bravi infinito, ragazzi. Questo fra le due squadre a testimonianza di quanto abbiano meritato questa finale, Armando, veramente una bellissima partita. Porro, il suo servizio purtroppo è fuori. La Spagna si abbraccia a centrocampo,
cercando di tirar fuori le residue speranze, perché mancano solo 4 punti l'Italia per vincere la partita. Non abbiamo fretta di arrivare ad non c'è ci fretta. Dobbiamo arrivare, ci vogliamo arrivare, ma senza adesso fretta. C'è un cambio al servizio, entra Quesada, l'opposto che doveva giocare secondo le premesse, invece non ha giocato, si vede o che non stava benissimo. Quesada al servizio, Gianni Porro e l'attacco di Colaci, tocca il muro, quel tanto che basta per farlo andare il pallone fuori. E Colaci ha avuto questo atteggiamento sornione un po' durante questo torneo, adesso in finale è venuto fuori completamente, bene così. Ancora di Cesello, se mi permette ancora, eh? Ancora di Cesello, esatto. Chirurgo colpisce ancora, adesso il servizio di Cremoni di precisione, l'attacco di Ripa va a buon fine. Bene qua Ripa, la Spagna accorcia le distanze, 22-16 per gli azzurrini. Adesso le speranze della Spagna sono attaccate al lumicino, ma è proprio questo il momento più delicato, perché la Spagna sa di non avere più nulla da perdere. Esatto. La ricezione di Cremoni, Porro apre per Cremoni da dietro, pubblico in ma piede, che al punto di Cremoni, la pipe di Cremoni che infiamma il palasport di Darfo Boario. Mi spiace per i nostri videoascoltatori che non possono vedere il nostro pubblico veramente in maniera anche esaltante. Volendo non ci sarebbero stati qua dentro, mai, non c'è più posto neanche per uno spillo. No, anzi, no, ma Lagos, avere una telecamera lì al punto del segna, al posto del segnapunti, veramente l'eroe del renderebbe tutti voi compresi amici ascoltatori esaltati da questo Argilagos, l'eroe del terzo set. Batte ancora bene Gomez per Garcia, però passa. Mette giù la palla, bene Garcia. Monica Cresta ha tentato come nel terzo set la carta Argilagos. Serve calma, concentrazione questo frangente. Dai, dobbiamo fare il 24. Una buona ricezione, costruiamo l'azione e via. Manca veramente pochissimo agli azzurrini di Monica Cresta per staccare il pass per l'Europeo 2023. Adesso il servizio di Nadal, Gianni, l'attacco di Benacchio che non va a buon fine. Gomez ritrova Garcia, il pallonetto di Garcia, il salvataggio super di Gianni. Adesso Gomez cambia gioco completamente, Garcia, ancora Gianni, incredibile questa difesa di Gianni. La Spagna però va a punto, ma che difesa ha fatto Gianni, una dopo l'altra, veramente si è esaltato questo ragazzo qua e ha esaltato il pubblico qui del Palasport di Darfo Boario Terni. Monica, c'è Cresta, spazio giusto. Evidentemente anche per un po' di spettacolo finale, queste salvataggi al fulmicotone di Gianni, ma la speranza ovviamente è che si chiuda il prima possibile. Lo spettacolo c'è già stato, noi ci accontentiamo della vittoria adesso. Beh, ci accontentiamo della vittoria, dobbiamo portarli alla vittoria i nostri ragazzi che ci portano, noi dobbiamo portarli come pubblico e loro ci portano come atleti a questo risultato finale. Grande emozione palpabile, si taglia con un coltello, di solito la tensione, stavolta è l'emozione, perché siamo a un passo, si tagliano col coltello veramente, si tagliano, siamo col a un passo da, non dobbiamo aver fretta, non dobbiamo aver fretta assolutamente. Nadal, dobbiamo fare il nostro di gioco, centrale spagnolo, così la ricezione di Cremoni, Gianni per Bertoncello che cerca una palla a fondo campo, Gomez riapre per Garcia, Gianni così il salvataggio degli azzurrini, Cremoni la manda di là in qualche modo, Gomez ancora per Garcia ed è un buon momento ora per Garcia. Garcia sì, sta facendo cose eccezionali, sta facendo male all'Italia, sta sempre passando da posto 4. Stiamo attenti, nella pallavolo si sono viste cose analoghe nella storia, con questo punteggio qua ne ho viste anch'io. 23-19 è una fase topica, adesso l'Italia deve cercare di non far fare il punto del 20 alla Spagna, perché sarebbe complicato poi mentalmente. Adesso butta in ricezione Zlatanov, Monica Cresta, Nadal, Zlatanov riceve abbastanza bene, Porro apre per Bertoncello, sì!
Bertoncello, e quella palla sembrava non voler scendere più, è andata a finire contro il muro del Palasport. Nadal ci ha dato una mano. È il momento del match point qua al Palasport, in servizio di Colaci. Vediamo che succede. Colaci, la ricezione di Garcia, Gomez, e la mette di là di furbizia. Bravo Gomez, si lamenta Bertoncello dicendo potevi metterci le mani, perché quando la palla arriva così a fil di rete è facile che il palleggio mandi di là la palla. 4 match point per l'Italia, ma Gomez non ci sta, e al servizio prova a mettere in difficoltà gli azzurrini. La ricezione di Zlatanov, e c'è l'ace. Non bisogna distrarsi, non bisogna distrarsi. Gomez ha puntato Zlatanov. Adesso Monica Cresta chiama i suoi ragazzi, vorrà dire ragazzi, piedi ben saldi a terra, concentrazione, manca un solo punto per la vittoria. Veramente tensione a mille, emozioni fortissime qua al Palasport di Darfur Boario Terme. L'Italia in vantaggio 24-21 in questo quarto set. In caso di vittoria sarebbe pass per gli europei e vittoria in questo UEFA 2023 davanti alla Spagna, ma non c'è modo di ritirare il fiato perché la palla è degli spagnoli, c'è Gomez al servizio. Vedremo se Zlatanov adesso riuscirà a essere più tranquillo. Una buona ricezione, sì, esatto. Dobbiamo tranquillità di tutti. Serve la tranquillità di tutti gli azzurrini. Gomez, il servizio, Zlatanov ancora male. Porro però riesce a aprire per Bertoncello la chiusa lui, e l'Italia vola agli europei 2023. 25-21 questo quarto set qua ad Arvo Boario Terme. Esplode il palazzetto, Armando. Esplode in tutte le maniere ed è giusto che sia così. Vittoria avvenuta in questo set sotto il pubblico italiano. Sul punto finale di Bertoncello, Armando. Sì, veramente. Vedremo adesso le premiazioni tra poco e poi cercheremo di cogliere a caldo le interviste di questi giovanissimi ragazzi che oggi si meritano questi festeggiamenti, si meritano il calore del pubblico di Darfur Boario Terme. Una grande partita. Cerca l'Italia di vince. Il sostegno di... Appuntamento a questo punto dal 19 al 30 luglio a Podgorica in Montenegro. Gli europei saranno a Podgorica appunto quest'estate. L'Italia ci sarà e sarà protagonista sicuramente in questa rassegna continentale. Magari adesso, così voglio fare una previsione del diavolo, ci incontreremo ancora con la Spagna, perché non ha detto, perché chi arriva secondo in questo torneo qua ha la possibilità di rigiocare in un prossimo e qualificarsi ancora per le finalissime. Ovviamente sì, questo era un pass diciamo privilegiato, chi vinceva questo torneo si aggiudicava il pass per l'europeo. Così è stato per l'Italia, punto finale di Bertoncello. Ricordiamo i parziali: 20-25 il primo set vinto della Spagna, poi la reazione grandissima dell'Italia, 25-14, 25-22 e 25-21. Italia batte Spagna 3-1. È stato il 25-14 che ci ha dato lo sprint a tutti quanti per continuare in questo momento qua. L'hanno sofferta, l'hanno combattuta, l'hanno vinta, e questo è l'importante. Ora la fotografia davanti al pubblico sostenitore che troverete sul sito della Federvolley, in particolare della Federe Lombardia. E noi con queste immagini di tripudio vi rimandiamo alle interviste a bordo campo. Io, Armando, ti ringrazio per questa bella telecronaca insieme. Grazie dell'esperienza, Alessandro, ti voglio sentire. E quando andrai a bordo campo veramente cerca di trovare la creme della creme.
farò del mio meglio, sperando di non essere travolto da questo pubblico. Se riesci a passare per arrivare, se riesco a passare nel mare di gente che c'è qua al Palasport, da Alessandro Massini Innocenti qua dal Palasport di Darfo Bario, tutto, noi vi ringraziamo. L'Italia vince il UEFA 2023 e vola gli europei. Giuseppe Figueroli che spiega ai giocatori dell'Italia la meglio formazione per venire bene in fotografia, delle fotografie del signor Fontana che troverete sul sito della Lombardia. Grazie anche al numeroso pubblico da casa e a risentirci ai prossimi appuntamenti della Nazionale. L'abbiamo sentito sulle spalle pubblico da casa, veramente grazie, grazie, grazie. Stiamo aspettando la discesa di Alessandro in campo. Se potesse volare lo farebbe sinceramente di voglia, perché passare in mezzo al pubblico per arrivare al campo per fare poi le interviste dopo le premiazioni è una cosa, un'impresa ardua veramente. Non dico che le sardine sono messe meglio, ma in quanto sdraiate nelle loro scatolette, e invece qui il pubblico parte seduto, ma si può dire quasi l'altrettanta parte in piedi. Diciamo che questa manifestazione qua è stata veramente voluta dalla federazione, in particolare dalla FIFA Lombardia, suo presidente il signor Piero Cezza, è stata voluta dal delegato allo sport del comune di Borario Terme Nicola Bellinghieri, dal sindaco di Borario Terme Dario Colossi di recente elezione. Un apporto veramente importante, ci ha creduto subito l'assessore allo sport della comunità montana di Val Camonica, il signor Massimo Moseri, e come non dimenticare l'apporto veramente indispensabile per tutte le manifestazioni a livello nazionale e internazionale del delegato FIFA Giuseppe Figueroli. Veramente una persona, Giuseppe Figueroli, nata e dedicata allo sport della pallavolo, veramente non manca mai, ha portato le migliori nazionali maschili e femminili in Valle Camonica e non solo, e c'è da sperare che il pubblico ancora una volta dia questo sostegno e questa prova di attaccamento ai colori nazionali. Dicevo durante la telecronaca che quest'anno si festeggerà fra due settimane l'anno di Brescia Bergamo capitale della cultura, ho detto cultura sportiva sicuramente sì, e per cui ecco non mancate questo appuntamento che vedrà venerdì, sabato, domenica fra due settimane la manifestazione in contemporanea fra le due capitali della cultura, Brescia e Bergamo. Appuntamento in ecco, dicevo prima, la Valle Camonica in questa soluzione qua ha portato l'aperitivo a questa manifestazione. Se Brescia e Bergamo sono capitali della cultura, la Valle Camonica sicuramente ha fornito un aperitivo, un aperitivo di qualità. Attendiamo un attimo che le squadre si possano schierare come sono state programmate per la giusta premiazione. Andiamo sicuramente a margine di tutta la manifestazione. Ricordiamo il percorso dell'Italia, l'Italia-Spagna nella prima giornata d'apertura, vinta per 3-2 con grande sofferenza, con grande tensione, con grande emozione per questa manifestazione qua. Poi è andata a spasso, diciamo, l'Italia 3-0 con l'Olanda. Ha giocato bene di testa e di coraggio contro la Germania, vinta 3-0. Il percorso della Spagna è stato un pochettino più lungo, però ecco, ha perso con l'Italia 3-2, ha vinto con l'Olanda 3-0, e poi la semifinale di ieri sera con la Francia, vinta col cuore, con l'emozione, con il cervello, con tutto quello che poteva fare, 3-2. I francesi nella semifinale si sono lasciati tradire un pochettino dall'entusiasmo, è crollato il loro capitano e si è portato dietro tutta quanta la squadra. È un peccato perché è una bella squadra, le abbiamo visti anche in amichevoli alla fine di ottobre, quando sono venuti a fare tre amichevoli qua con l'Italia, ha giocato due volte qui al Palasport di Darfo Buore Terme, e
ne hanno vinte 2 partite su 3, però l'ultima l'hanno persa 3-0, per cui vuol dire che i nostri tecnici coordinati da Julio Velasco e Angiolino Frigoni hanno messo a punto le cose che dovevano essere migliorate e sono riusciti nel loro intento e hanno finito questa l'ultima partita con una vittoria 3-0. Avevo previsto la finale con la Francia, sperando ieri sera quando ho visto la semifinale che un crollo emotivo della Francia in finale, invece questa sera la Francia ha dimostrato una gran qualità, quella di mantenere la calma, di giocare senza strafare, soprattutto il loro capitano che è stato con i piedi per terra molto tranquillo e molto più redditivo per il peso della squadra. Stiamo affinando le ultime cose per fare una degna ci sono il tris degli italiani che stanno giustamente festeggiando. Abbiamo Monica Cresta, Giovanni Preti secondo allenatore, il medico Raspante La Scala, Ignazio Sergio, il trainer Fabrizio Ceci, il terapista Mattia Cordenos, e poi ci sono anche gli addetti alle statistiche che sono quelli che poi in ultima analisi rendono anche per la partita, altrimenti non li avrebbero, permettetemi il termine, inventati, e invece il loro supporto per il vice allenatore che di solito segue dalla panchina e coordina queste e riceve queste segnalazioni dalle diagonali, dai nostri problemi, dai nostri migliori attacchi, roba del genere, e permette anche all'allenatore di fare le scelte giuste al momento giusto. Ancora qualche minuto, vi chiediamo da casa di portare pazienza perché merita anche la vostra visione, questo è il momento della premiazione. Sono pronti in campo i tabelloni per secondo e terzo posto. Il tabellone per il primo posto è nascosto dai cartelloni della UEFA e della FIFA. Ho visto in campo anche il signor Daniele Apostoli, che dovrebbe essere un delegato CEV, se non sono mal informato. Ecco, sono pronte medaglie, targhe, cestini dei prodotti della Valle Camonica, scusatemi se è poco. La Valle Camonica si è fatta conoscere in questi 5 giorni qua anche per i loro prodotti. C'è stata anche una manifestazione del Silter, il formaggio tradizionale della Valle Camonica, che ha avuto la denominazione DOP. Il comune di Darfur Vuorio Terme sta mettendo in programma una ventina di eventi, fra i quali ricordo il mondiale di ciclismo giovanile, un campionato di enduro, se non vado errato, di mountain bike, scusatemi. Sono pronti tutti gli artefici di questa manifestazione qua. Vedo appunto Daniele Apostoli, vedo il signor Massimo Maugeri, vedo di spalle il sindaco di Darfur Vuorio Terme, il signor Dario Colossi. Vedo anche Nicola Bellinghieri, il presidente FIFA Feder Lombardia, Piero Cezza. Ci siamo quasi tutti. Ecco, lo speaker ha iniziato la cerimonia finale. Thank you.
lo speaker ha fatto gli onori di casa presentando le personalità presenti alla nostra destra. È un consigliere presente Francesco Apostoli. Eccoli lì premiati anche la Pisarda e Sassi. Meritato applauso. Presidente della Federazione Lombardia, premia con Apostoli la premiazione, presiede questa premiazione qua. Un cesto di prodotti della Val Camonica, fra i quali vedo il Rosa Camuna, è il formaggio che spunta in avanti, è un formaggio a forma di stella Camuna, quella stessa stella che gli antichi Camuni hanno disegnato con i loro sassi sulle incisioni rupestri. Un applauso agli arbitri di tutta la gara, sono schierati davanti alla rastrelliera. Ancora premiata da Rapisardi al Sassi, tutti sette arbitri come sette le nazioni che sono state presenti a questo torneo. Anche loro un omaggio proveniente dalla Valle Camonica, la Valle dei Segni. Sono presenti nel nostro territorio le incisioni capestri, rupestri, mamma mia, perdonatemi l'emozione. Patrimonio dell'UNESCO, le nostre incisioni rupestri, visitate da tutto il mondo, come è stato visitato dopo l'evento di Cristo il nostro lago, il Sebino, un lago di Iseo. Un'altra premiazione. Alessandrini, signora Alessandrini e signora Cariboni per la premiazione dei giudici di linea e segna punti. Grazie anche a loro, al loro apporto, al loro dire sì a questa manifestazione qua. Sempre un omaggio di prodotti della Valle Camonica. Settimo al quarto posto premiano i capitani. Chiamiamo a premiare Nicola Pellinghieri, assessore allo sport del delegato allo sport di Davo Vario Terme. Nicola Pellinghieri presiderà questa premiazione.
Esatto, Massimo Moseri, assessore dello sport della comunità montana di Valle Camonica, saranno i due premiatori, chiamiamo così, impropriamente detto. Settima l'Olanda. Anche loro prodotti della Valle Camonica. Anche in questo cestettino scorgo il Rosa Cabuna, formaggio tipico della nostra valle, dalla caratteristica forma che potete trovare anche nel simbolo della Lombardia, la Rosa Cabuna. Sesto classificato il Belgio. Quinto posto al Portogallo. Lo ricordo ancora una volta, le fotografie di tutta questa manifestazione qua le potete trovare sul sito della Federvolley Lombardia. Posto per la Germania. Ora allenatore e capitano. Sempre il signor Maugeri e il signor Bellinghieri che sono addetti alla premiazione. Dei premi individuali. Premi al consigliere Francesco Apostoli e il presidente della Fede Lombardia Piero Cezza. C'è anche la presidente della Federazione di Brescia, signora Tiziana Gaglione. Giocatore. Esatto, ce lo potevamo aspettare, però era Simone Porro. Miglior palleggiatore. Ho detto durante il commento della partita che ho visto crescere questo ragazzo di partita in partita. Ho anche detto che in famiglia sono in tre a giocare a pallavolo ad alto livello, tutti e tre in nazionale. Sono stati cresciuti a pesto e pallavolo.
miglior libero. È il nostro italiano. Andrea Gianni. Centrale. Il 12 italiano. Ah no, 11, scusate. L'11, Nicola Zara. È bellissimo vedere gli atleti della nazionale che ritirano il premio con in mano la bandiera della nazionale. Ricordiamo che oggi è la festa del tricolore, per cui onori alla bandiera. Mi sono perso il giocatore francese. Il 12 italiano non poteva essere che Bertoncello, il miglior schiacciatore. Della Spagna. Garcia è un lato, schiacciatore. Miglior opposto. Dovrebbe essere il 14 della Spagna, esatto. Kunda. Miglior giocatore di questa competizione. Miglior giocatore, anche miglior giocatore, il nostro palleggio, meritatissimo, veramente
Simone Porro, lo ricordo e lo grido, Simone Porro, miglior giocatore. Palleggio e miglior giocatore, Simone Porro. L'abbraccio dei suoi compagni di squadra, è bellissimo ed emozionante questo momento. C'è qualcuno che si è anche emozionato. È un'emozione unica questi premi qua individuali. Il sindaco, nuovo sindaco di Dalfo Vario Terme, signor Dario Colossi, presiderà la prossima premiazione. Stiamo preparando i premi. C'è ancora un formaggio della Val Camonica. Dalla forma sembrerebbe un Silter, formaggio DOP della Valle Camonica. Viene alzata come una coppa il nostro formaggio tipico della Valle Camonica. Terza squadra classificata, la Francia. Sindaco Colossi consegna la targa del terzo classificato. Al capitano Duclos Rossi, veramente l'allenatore in mano di prodotti della Valle Camonica. Un cestino ben confezionato. L'azienda che produce il Rosa Camuna, il formaggio tipico a pasta morbida, è la Cisva di Valle Camonica, ed ora sta scendendo e conquistando la propria postazione la squadra seconda classificata, la Spagna. Capitano Sandro Gomez, premiato dal presidente della FIFA Lombardia. Bellissimo gesto. Ed ora ci scateniamo, signore e signori, all'ascolto di questa cronaca. Tutti in piedi nella gradinata italiana, ma anche dalle altre parti, per vedere questo momento esaltante, questo momento di gloria, questo momento sognato dall'inizio e conquistato alla fine. L'Italia. Festa dell'Italia, festa del tricolore, festa per la Val Camonica. Che come aperitivo per Bergamo Brescia, capitali della cultura, ha iniziato il 2023
in questa maniera qua, con un bel trofeo conquistato nelle mani del nostro capitano Gianluca Cremoni, e con la spinta di tutta la squadra. Siamo già tutti in piedi. You are the champion. Proviamo a cantarlo tutti insieme. Non lo faccio io perché sono stonato. Ma voi da casa fatelo. Fatelo con gioia questo inno. We are the champion. Tu sei il campione, sono il campione, siamo i campioni. Cremoni con la coppa alzata, molti giocatori col tricolore in alto. Stand up per l'inno nazionale italiano, tutti in piedi. Tutti insieme, tutti insieme. Passare la parola al collega Alessandro per le interviste a fondo campo, ecco che è pronto. Allora siamo con il coach dell'Italia Monica Cresta. Allora coach, senza voce dopo una partita bellissima contro una Spagna che ci ha fatto patire le pene dell'inferno sia nel girone che in finale, bellissima finale però. Sì, bella finale. La Spagna ha fatto soffrire tutti, si meritava di andare avanti, quindi io faccio l'in bocca al lupo a loro per la prossima qualificazione. Noi siamo contenti, soprattutto abbiamo sfatato il fatto di perdere con la squadra con la quale hai vinto durante il girone. Siamo stati bravi, anche se il primo set siamo partiti un po' contratti. Questo pubblico è bellissimo, ma forse a 14-15 anni un po' di strizza la fa venire. I ragazzi sono stati eccezionali, sono 2 anni che lavoriamo con questo gruppo, con i tempi dei nostri tempi possibili. Siamo contenti del risultato,
sicuramente non ci fermiamo qua. I ragazzi adesso devono tornare nelle proprie società, lavorare come sanno e poi tornare per la prossima estate per l'Europeo in Montenegro. Una menzione di lode, coach, anche per le seconde linee, perché è vero che vincono e tanti protagonisti, tanti premi MVP per voi, ma anche le seconde linee come Argilagos, che nel terzo set è entrato e ha fatto benissimo in battuta. Sì, noi siamo una squadra dal primo all'ultimo, anche i ragazzi che sono stati messi fuori rosa perché più di 14 non ne potevamo portare, anche loro, però sicuramente una menzione speciale per Argi, Zlati, Mussari, tutti i ragazzi che sono entrati hanno fatto il meglio di quello che potevano e in alcune situazioni ci hanno proprio salvato, quindi siamo veramente una squadra dal primo all'ultimo. Ancora tanti complimenti a Monica Cresta, sperando che poi Montenegro, questa squadra, ci riservi ancora tante soddisfazioni. Sarà così, in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti, i prossimi impegni. Grazie di cuore a voi e a tutto questo pubblico pazzesco, grazie mille. Grazie. Sentiamo un paio di giocatori, se riusciamo a beccare. No, no. Chiamatemi anche Porro, per favore. Porro. Grandi. Allora, siamo con alcuni protagonisti di questo fantastico UEFA qua ad Alfa Vario Terme. Allora, ragazzi, partiamo da Argilagos, che ci ha fatto sognare nel terzo set, ci ha aiutato a ribaltare il risultato perché la Spagna ci stava mettendo in difficoltà, e squadra tosta, già nel girone ci aveva messo in seria difficoltà, e oggi però con la concentrazione siete riusciti a ribaltare quel terzo set che sembrava compromesso. Sì, sì, oggi siamo riusciti a ribaltare la situazione. Sappiamo che tutti quanti della panchina, la Monica deve sapere che siamo sempre tutti pronti per una difesa, per un muro, per un'alzata, per qualsiasi cosa, perché dobbiamo dare sicurezza. E sì, ce la siamo portati a casa, quindi va bene, siamo contenti. Grazie Argilagos, una battuta anche da Bertoncello. Allora, oggi serviva la forza del gruppo per vincere questa partita, perché abbiamo visto sia l'ingresso di Argilagos ma anche quello di altri compagni, anche Usanza, Libero, tutti quanti siete entrati benissimo con la giusta mentalità. E che partita vi aspettavate con la Spagna? C'era questa attesa per la Francia, ma poi la Spagna ha scompaginato un po' i vostri piani. Ci aspettavamo una partita molto difficile, infatti li abbiamo già incontrati in girone, però volevamo riconfermare il risultato. E mucchio selvaggio ormai, mucchio selvaggio. E ovviamente una vittoria di squadra, lo stavano dicendo. Sì, sì. Serviva tutta la squadra per poter vincere, è andata così? Serviva tutta la squadra, infatti la Monica contava molto sul fatto che le panchine non fossero tanto panchine, ma sempre parte del gruppo, anche se fuori, comunque dentro al campo, dandoci una mano col tifo e nei momenti di bisogno, ad esempio coi cambi, con Brian, Zlatanov e Alde e molti altri. Una menzione di lode per questo pubblico, che eravate emozionati anche voi davanti a una cornice del genere? Sì, eravamo molto emozionati e fortuna è andata bene, bene così. Complimenti a Bertoncello, una battuta con Porro, che ha vinto anche il premio come miglior giocatore del torneo. Che emozione è per te vincere questo trofeo? Adesso andate agli europei, e come ci è arrivata questi europei? Allora, innanzitutto è stato un torneo bellissimo, con una finale bellissima, inaspettata, perché ci aspettavamo che poi ieri sera la Francia potesse strappare il 3-2 alla Spagna. È andata bene in ogni caso. Forse abbiamo vinto più facilmente rispetto alla prima partita, perché siamo partiti da subito, anche se nel primo set eravamo comunque un po' tirati, ma l'atteggiamento era diverso, ci siamo sbloccati, poi abbiamo dimostrato il nostro gioco, e quindi quando tutte le cose vanno semplici è sempre bello e ci divertiamo sempre di più. Me l'ha confermato anche coach Cresta, siete un gruppo molto unito, cioè anche le seconde linee o comunque chi ha giocato meno era molto partecipe, molto felice per i premi anche individuali. È bellissimo vedervi così uniti. Certo, certo, come hanno detto già loro, la Monica vuole molto che tutto il gruppo sia unito e soprattutto che i giocatori che entrano dalla panchina servano alla squadra per magari ribaltare una situazione come è successo oggi. E guarda, meglio di così non poteva andare, quindi ci godiamo questi momenti. E noi ve lo lasciamo godere, complimenti ancora ragazzi e buon europeo. Grazie. E con questo chiudiamo, l'Italia vince, li lasciamo ai loro fan, ai loro tifosi qua di Darfo Boario. L'Italia vince il UEFA 2023.
un ringraziamento anche alla regia, a chi ha lavorato in regia, ad Armando Ori che mi ha supportato al commento, un saluto da Alessandro Massini Innocenti e come sempre buona pallavolo a tutti. Grazie, grazie, grazie Massimo, grazie a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento è sempre sul canale YouTube della Federazione.